Amici di Inter, Fan TV, cuori forti nere azzurri, bentornati da Michele Borrelli a Intermercato 7 giugno, venerdì 7 giugno, e sembra già che il mercato è iniziato da chissà quanti mesi, invece siamo appena all'inizio. Chiuderà il 2 settembre, a parte l'Inghilterra, a parte la Premier League l'8 agosto, tutti gli altri sono stati d'accordo a chiuderlo di nuovo a fine agosto, anzi il 2 settembre, quindi dopo la seconda giornata. Parleremo ovviamente ampiamente di mercato, anche con voi da casa, tramite la chat di YouTube, soprattutto magari nel finale anche con le telefonate. Mi raccomando, tutti quelli che ci seguono su Facebook, tanti poi ci chiedono durante la trasmissione perché non mi rispondete, perché non ci rispondete, perché dovete scrivere sulla chat YouTube se volete interagire con lo studio, oppure tramite WhatsApp, vedete tutti i riferimenti in onda. Iscrivetevi anche al canale, grazie a tutti quelli che lo stanno facendo per tenervi sempre aggiornati anche per tutta l'estate. Ieri sera bella festa di fine anno all'Interclub Paolo Nerazzurra. Intanto vi presento gli ospiti, perché reduce anche dalla festa c'è un ospite in studio che tra poco vi presento. Intanto Enrico Giangreco, bentornato. Ciao Enrico. Ciao Michele, un saluto alle amiche e amici che ci vedono. Un saluto carico più che mai. Sempre carico. Saluto anche la nostra Silvana, la nostra regia, e i due amici di ospitata che adesso presenterai. Poi hai fatto tombola alla fine di questa stagione, perché ti è andata bene in Serie A con l'Inter che è andata in Champions, ti è andata bene in Serie B perché Lecce è salita in Serie A, quindi cosa vuoi di più dalla vita? Niente. Sei a posto così. E avevo previsto, tra l'altro avevo una serie di... Anche se per l'Inter è stata molto più difficile, sì, del Lecce. Però i disturbatori dicevano no, non ce la fai, invece ma ce la fai, poi ce l'ha fatta. Quindi il giorno dopo della conquista della Champions scrivo il mio post in Facebook in cui mi tolgo un po' di sassolini, mi diverto un po'. E se siete qui vuol dire anche che avete il cuore forte. Come dico io sempre, cuori forti nerazzurri, perché sì. Tra l'altro saluto gli amici dell'Inter Club Peppino Prisco di Santa Maria Capua Vetere, perché proprio oggi mi scriveva un amico, dice: Michele, peccato, io non posso interagire in diretta, la vedrò in differita perché sono alla festa dell'Inter Club, poi in questo periodo tanti Inter Club festeggiano, sì. Quindi dice forse la vedremo in differita insieme, quindi un saluto a tutti voi, li salutiamo anche dallo studio. Dicevo, c'era ieri sera all'Inter Club Paolo Nerazzurra, ringrazio il presidente Simone Salvateri, tutto l'Inter Club, eravamo in tanti e c'era tra di noi anche, ci ha raccontato degli aneddoti anche divertenti e particolari sul suo arrivo all'Inter e non solo, su come sta cambiando il calcio dagli anni 80 a come è cambiato molto oggi. Alessandro Scanziani, ciao Alessandro, bentornato. Ciao, buonasera a tutti, non mi ricordo la serata di ieri. Tu non te la ricordi, però noi abbiamo pubblicato la tua intervista di ieri sera, e quindi su Interfan TV si trova tutto. La telefonata che ti hanno fatto per dire che andavi non all'Inter ma a Catanzaro, poi invece no, era l'Inter, lo stipendio, tutta la storia, insomma, la trovate su Interfan TV. È anche divertente, oltre che istruttiva. Solo divertente. No, però anche il rapporto con il pubblico, come sono cambiati un po' anche queste logiche. Come è cambiato un po' tutto il calcio. È cambiato un po' tutto, sì, i procuratori che non c'erano praticamente, era tutto, no, il cartellino era delle società. Sì, prima non dico che eri uno schiavo della società, però in pratica o eri un bel fenomeno, altrimenti loro facevano... Come disse Boninsegna... Presidente, alla Juve ci va lei, poi però alla fine è dovuto andare per Anastasi. E parliamo di agenti, perché lui è anche agente, è anche interprete, è un addetto ai lavori, perché... Una volta. Però sei all'interno del mondo del calcio con vari ruoli, opinionista TV... insomma, non sono anche... Vabbè, tra Enrico... Non ne faccio bene una, ma ci provo tutte. No, vabbè, sei... Sei troppo modesto. Claudio Segagni, bentornato. Ciao Michele, grazie. Piacere rivedere sia Enrico che Alessandro. Sono stato veramente fortunato che in questo caso ho potuto rivedere anche loro, no? A parte te, Silvana. Siamo sempre tra amici interisti. Penso che siamo, insomma, esatto. i più vecchi frequentatori delle tue varie età. Ma infatti, siccome c'è stato anche ricordato Troisi in settimana, che il 4 giugno erano 25 anni dalla scomparsa nel 1994, uno dei suoi film... dei titoli più importanti che si ricordano, scusate il ritardo, può valere sia per il ritardo dell'Inter nei trofei da ottenere, sono passati ormai 8 anni, però qualcun altro ha detto scusate il ritardo vale anche per Conte, perché doveva arrivare già 2 anni fa e poi alla fine è si è chiuso il cerchio. Facciamo subito un primo commento sull'arrivo di Conte. Entusiasmo, ha parlato anche ieri dicendo
la vittoria, magari all'inizio ci saranno poche possibilità, però poche, ma ci devono essere, perché per lui la vittoria è veramente il chiodo fisso. Ci raccontava Giorgio Rubini, Rubini ha chiamato anche la figlia Vittoria, e quindi cioè, la vittoria davvero deve, deve essere nel DNA. Claudio Segagni, mi ricordo, parlava spesso in questo decennio di Inter TV e poi Inter Fan TV, di una mentalità che deve essere portata alla vittoria, anche se magari tu non hai la rosa per vincere, però devi iniziare con la testa a proiettarti. E credo che Conte, da questo punto di vista, è uno che, diciamo, siamo sulla strada giusta. Enrico, un commento, poi chiedo anche Alessandro, effetti, e Claudio. Scusa, Alessandro, prima, scusa Enrico. C'è questa mentalità, perché quando io, anni fa, dal Como sono passato all'Inter, ogni partita tu la, la giocavi per vincere. Non è che ti accontentavi, sì, però gli altri sono più forti. No, noi siamo l'Inter, per forza. Cioè, poi qualche volta andava bene, qualche volta no. Però come concetto noi siamo l'Inter, così come le squadre di primo piano, io sono la Juve. Cioè, ma infatti, Alessandro, c'è una statistica interessante. L'Inter a metà anni 70, nel 91-92, nel 98-99, erano state le uniche tre volte in cui non era andata nelle coppe europee. Nell'ultimo decennio, tra tre cambi di proprietà, cambi di giocatori, cambi di direttori, eccetera, per ben tre volte, settima, ottava e nona in tre anni, non è andata. Quindi è stato veramente un decennio molto difficile, e tutto è partito ovviamente dal, da, da, dalla società, dai cambi, dal continuo cambiare anche dei progetti dalla tecnici. Dalla crisi economico-finanziaria, effettivamente. Sì, ma diciamo anche il passaggio sì. dopo Moratti, tutto quello sì. che è successo. Vabbè, però adesso l'Inter inizia a essere una... anche il fatto che ti puoi permettere un allenatore come, come Conte, Conte e andare a pagarlo anche... sarà l'allenatore... probabilmente, perché ormai manca, è vero, l'allenatore della Juve, ma dovrebbe essere Sarri, l'allenatore più pagato della Serie A, proprio, proprio quello, quello dell'Inter, e anche la campagna acquisti, il fatturato, insomma, l'Inter sta crescendo. Dicevi, Enrico, su Conte, sì. tu sei un contiano della prima ora, anche in tempi non allora, sospetti. Io ci tengo a dire, tra l'altro, che Antonio Conte, sino a quando ha giocato nella Juventus, sino al 2013 come tecnico, lo ritenevo un allenatore capace, però non mi piaceva moltissimo per il suo atteggiamento un po' troppo venato da diciamo sfumature ultra bianconere. Dopodiché nel 2013, tu sai, lui fa la famosa dichiarazione davanti... Sì, nel 13-14, anche sì. l'ha detta due volte, anche sì, una sì, volta sì. in conferenza con noi. E lo dice appunto tranquillamente, dicendo che se io andassi ad allenare il Milan, sarei il primo tifoso. Il primo tifoso del Milan o dell'Inter. E lì... E lui l'ha dimostrato anche andando a Bari, esatto, con Lecce. Da Leccese, dire. Allenando il Bari, tra l'altro... E tu lo sai bene perché sei proprio... Al Bari, pardon, sai della rivalità, sì, insomma, di Lecce-Bari. Assolutamente, diciamo, significativa quella rivalità, molto, molto acuta. E tra le altre cose voglio ricordare che allenando il Bari andò al, al Via del Mare a vincere un derby contro il Lecce, impedì a Lecce di andare direttamente in Serie A, e Lecce fu costretto ai playoff, che vinse in finale contro l'Albino. Poi lui esultò anche in Juventus-Lecce perché gli sì. capitò di segnare con la Juve. Sì, quindi... dopo che era stato assente per 6 mesi, c'erano sì. problemi. Però lì a Lecce non l'hanno presa bene. No, da quel momento infatti lui, diciamo che è assolutamente non simpatico, almeno alla ma metà la spiegazione di ieri, lui dice un giocatore può stare tutta la vita in una squadra o anche due, se uno, diciamo, fedele dal punto di vista del giocatore. L'allenatore invece... No, fermo, fermo. Bisogna essere in due a essere fedeli. Certo. Non certo. Solo uno. Perché se io firmo per una società e poi la società mi vende, cosa certo. faccio? La società non mi vuole no, più. Però dicevo lì... Però è colpa mia? Però lì può, sì. può anche succedere, anche se è molto no. difficile il calcio di oggi. Invece come allenatore, lui dice, è praticamente impossibile pensare no. di fare una carriera... Sempre in una stessa squadra. A parte se sei Ferguson o Wenger, sono successi... No, ma poi voglio dire, lui è un grande professionista e devo dirti di più, quest'anno ha dimostrato di aver fatto l'ulteriore salto di qualità. Credo che questo sia un tasto che Claudio condividerà in pieno. Il fatto che lui, pur non avendo una squadra a Londra, abbia deciso di far arrivare moglie e figli a Londra e ha voluto far frequentare a Vittoria una scuola inglese, perché voleva che la figlia avesse quel plus dovuto proprio al fatto di stare a Londra a studiare in quella maniera. Allora, questo è uno che è andato avanti, è andato oltre, questo è uno che a 48 anni ha imparato un inglese dignitosissimo, mio fratello sì, lo dice, Enrico, è assolutamente capace di farsi capire e capisce il 99% di quello che gli dicono, quindi veramente in gamba. Allora io lo stimo profondamente perché è stato in grado di crescere di continuo, e noi, te lo dico, prendiamo il miglior Conte che potremmo avere. E tanti lo volevano, volevo chiedere a Claudio, poi vado anche ovviamente da Alessandro, perché dobbiamo parlare di campo e dobbiamo parlare di campagna acquisti e come l'Inter di Conte può rafforzarsi rispetto all'ultima Inter. Però Claudio, così chiudiamo l'argomento scelta di Conte, che viene da lontano, l'abbiamo detto già da Zhang, Sabatini, poi non si poteva fare, era
impegnato con il Chelsea, eccetera. Una volta preso Marotta, era anche un po' naturale che se l'Inter poi andava a fare una scelta su un allenatore importante, sarebbe andata su Conte, perché tanti dicono però c'era Mourinho libero e Conte ha il DNA bianconero. Cioè, per te è normale che poi, una volta scelto Marotta, si vada su Conte ed è la scelta migliore che l'Inter poteva fare? Ma è chiaro, è tutto. Così, un aneddoto, non legandomi a quello che dici, sì, abbastanza curioso riguardo a quello che ha detto prima Enrico. L'interprete che poi ha sostituito me all'Inter, che tra l'altro adesso andrà via, era molto bravo, che l'avremmo visto magari anche che traduceva poi per il presente, è proprio lui che era andato da Conte quando c'era il Chelsea. E dopo, e lui è bravissimo, non è colpa sua, cioè, e Conte già alla seconda conferenza si è rifiutato di averlo, l'ha proprio mandato via, infatti lui era molto deluso, no? E tra noi, insomma, adesso non lo faccio più, quando facevo l'interprete è stato un caso abbastanza unico, cioè comunque di un allenatore che ha talmente tanta personalità di dire ok, voglio farlo da solo, anche se magari non era così in grado, cioè è una cosa appunto che diceva magari della sua personalità, no? Comunque di un uomo che se è arrivato a determinati livelli, che poi l'abbia fatto con la Juve, l'abbia fatto con Milan, con le Cicolbari. Lui ha vinto anche in Serie B col Bari e col Siena in campionato. Sì, ha avuto anche le sue battute d'arresto, sì, anche da allenatore, però sì, diciamo che... Quasi sempre, sempre. Quando ha avuto poi la possibilità... L'Italia, non ne parliamo. Ma Mourinho, io non ho mai creduto che potesse tornare, una persona molto intelligente dopo quello che ha fatto, tornare in una situazione così. Ma più per scelta dell'Inter non che credo. Sua, da quello che almeno abbiamo cercato di... Guarda, questo non lo so, io comunque non Dipende ho mai... Dipende anche non dalle ho mai... possibilità che ha da andare da qualche altra assolutamente, parte. Assolutamente, assolutamente. Lui si è quasi, non dico proposto, però, ma ha fatto capire che gli avrebbe fatto piacere. Non so, Michele, sì, può darsi che sia la società magari che non ci abbia neanche provato, sì, però io che lui, insomma... tornasse in una situazione così. Quindi Conte è scelta giusta anche. Ma assolutamente, poi insomma non ci ricordiamo che non è Conte, non è un passaggio diretto dalla Juventus all'Inter, un po' si è anche ripulito l'immagine. Sono 5 anni, no? Che è andato via. È andato alla nazionale. Andato via tra l'altro in modo molto duro, lui andò via a metà luglio. Sì, però cioè, penso che se fosse passato direttamente la Juve all'Inter. No, ma cosa vuol dire si è ripulito l'immagine? Beh, insomma, non è andato dalla Juve. Devo difendere un allenatore. No. Vabbè, insomma, lui alla Juve veniva ancora da scommesse, varie cose, insomma un'immagine un po' andando in nazionale, andando al Chelsea, Juve, vincendo nazionale, basta. Diciamo che sia un po' così, ecco, un po' forse anche noi tifosi adesso ci pensiamo meno, però a distanza, sì, tra l'altro nato su un equivoco, poi sono diventati amici perché sono simili, ma di amici, ma poi, forse un po' troppo, ma però... poi insomma l'ultima cosa che dico, purtroppo sì. I grandi club in Italia sono pochi. Ormai comunque i passaggi di mercato sia per giocatori che allenatori forse sono in questo momento frequenti. Claudio, non è che sono pochi, ce n'è uno solo, è un aspirante. Sì, l'Inter è l'aspirante. Diciamo, e qui, non il Napoli. Beh, Napoli, insomma. Ma il Napoli sul campo, fuori dal campo per... Ora... Sì, però Alessandro, purtroppo nel calcio di oggi, per andare poi a arrivare al vertice, o fai sempre i miracoli, e non è facile, come ha fatto il Napoli con Sarri, bisogna vedere, devi avere comunque la base. Bisogna vedere se sul campo saremo meglio, forti, meglio del Napoli. No, ma io non ho detto che saremo meglio, ho detto che in prospettiva però è inevitabile. Nello spazio di diciamo 3-4 anni sicuramente, sì, adesso anche meno, dai. Vediamo il mercato. Alessandro, abbiamo detto quindi la scelta di Marotta, di Conte, innanzitutto se sei d'accordo, cioè se secondo te era veramente il meglio che si potesse prendere sul mercato, e poi siccome abbiamo parlato anche un po' di Inter, di Juventus, il suo passato eccetera, ieri proprio alla festa di Paolo io dicevo ci sono Antonello che è l'amministratore delegato interista, c'è Zanetti che è il presidente della Hall of Fame interista, c'è Ausilio che è interista, direttore sportivo, e adesso arriva anche un tuo carissimo amico all'Inter, so che non lo puoi ufficializzare ma lo dico io, dopo le prossime due partite con Grecia e Bosnia, allora, il ritorno, il terzo... la terza parte di Oriali all'Inter della vita da mediano, è una favola, no, quella di Oriali. Sì, sì. Allora, ti farebbe piacere vederlo. Sfondi una porta aperta. Io dalla Sanz ho parlato al Genoa e quindi... sei stato un precursore. È una cosa incredibile. E quindi io dico che uno fa il professionista, no? Nel momento in cui inizia a fare il calciatore, magari vai in qualche società, non una sola, ma in due o tre, perché la carriera ti porta anche a questi cambi,
che magari da piccolino non apprezzavi, perché magari uno nasce interista perché la famiglia è interista o perché comunque lui sceglie l'Inter, poi va a giocare nel Milan, cosa fa? Gioca male, no? Va, cerca di fare il suo mestiere nel migliore dei modi, poi dopo il Milan lo vende e va al Canicattì, e cosa fa il Canicattì? Gioca male, cioè è comunque un lavoro il nostro. Ma forse qui c'è anche un qualcosa in più che tu hai di stimolo, perché lui ha iniziato il ciclo della Juve, che ricordiamo non vinceva da anni, e qui potrebbe chiuderlo. Cioè, esatto. Da sfidante, ma perché non è nemmeno la più forte, essere in Europa, se lo chiudesse in Europa potrebbe essere uno stimolo anche quello, però potrebbe essere, cioè lo stimolo è quello di dimostrare comunque a me stesso prima di tutto, alla mia società, ai miei giocatori, di essere un numero uno. Ieri Alessandro è stata un'anticipazione dell'intervista di Condogi Q, che uscirà martedì. Lui ha detto, ha ripetuto ancora il concetto, so che quando arrivo io per il curriculum, per quello che ho fatto, anche aver vinto subito, dove è andato, essere competitivo anche con la nazionale, col Chelsea al primo anno, da un decimo posto, dice, si creano tante aspettative, i tifosi avranno delle aspettative e fanno bene ad averle. Cioè lui non toglie per niente... Non si toglie questa responsabilità. No, non si toglie pressione, vive, si alimenta di queste pressioni. Lui ha bisogno di quello per... Cioè no, abituati ormai da anni a dire che l'Inter deve arrivare quarta, deve arrivare quarta, capisci? Adesso... Con lui, no. Ci sono... A livello teorico. A livello teorico, no, ma come... Enunciazione non esiste. Per lui non esiste assolutamente. Ci sono allenatori e giocatori che hanno bisogno di una grande responsabilità per dare il 100%, e c'è invece qualcuno che non le vuole questo, lasciatemi tranquillo, io darò il 100% se non mi mettete in una gabbia. In questo ti ricordi Sarri che lottava per lo scudetto e diceva no, noi non dobbiamo vincere lo scudetto, a poche giornate alla fine. Cioè, ma non è che per questo il rapporto che instauri con il tuo gruppo giocatori o il tuo impegno è diverso, anzi, cioè, ognuno è fatto a suo modo, e per riuscire a dare il 100% deve avere determinate requisiti all'interno della sua società, all'interno del suo gruppo giocatori, e quindi lui probabilmente è uno che ha bisogno di questi stimoli per dare il 100%. Intanto da casa ci scrivono di Pinamonti, perché stasera l'Italia si è qualificata alla semifinale, tra l'altro una partita incredibile, in inferiorità numerica il Mali, 4-2, era riuscito a pareggiare due volte il Mali, ha segnato Pinamonti, doppietta, quindi Pinamonti che continua a essere... Uno su rigore, se non mi sbaglio. Allora sì, io su rigore, io avevo visto l'altro, il 2-1 di destro, è un giocatore richiesto, così come sono richiestissimi gli Esposito, tanti giovani. Esposito però è un progetto sul quale stanno veramente 2002. Investendo, sai che è considerato... Però anche Pinamonti, vedi che ognuno ha i suoi tempi, ha 20 anni. In teoria questi ragazzi, ognuno di loro dovrebbe essere inserito in un gruppo della Serie A, a giocare... Pinamonti dal Frosinone farà un altro step quest'anno. Dicono sia lui che Musabarolo li danno per, diciamo, interessanti per il Lecce. Molte squadre vorrebbero mandarli a Lecce perché sono allenatori, tu lo sai. Non so, fa un bel calcio, Liverani, e quindi però non so cosa ne pensiate in questi casi, però insomma secondo me Pinamonti è già un giocatore che magari come può fare la banchetta, cioè secondo me cresce, cioè la domanda che faccio, insomma, quello che voi pensate, cresce di più un giocatore magari a fare 30 partite, 20 partite a Lecce, o farne magari 10 all'Inter, però stando già insomma per giocando, te può essere la quinta punta? Per me è un giocatore, cioè la quinta, un giocatore intendo, che dimostra, le 5. A Pinamonti detto questo, almeno di iniziare, poi magari a gennaio è uno spunto via, perché noi nel famoso discorso delle liste che facciamo come sempre in estate, perché lo facciamo? Non perché ormai il tecnicismo l'abbiamo capito, in Italia si sono allargate le maglie perché basta essere under 23 e fai parte anche degli under, quindi aumenti la possibilità dei club di avere più giocatori rispetto al numero di 25. E ormai è facile, cioè per dire l'Inter, Lautaro Martinez è un 97, rientra in quelli che possono andare oltre il 25, allora vabbè, vale tutto. In Europa invece devi avere, sono più ferre le regole, 21 più 4. Se vuoi avere davvero 25 giocatori, abbiamo visto quest'anno quanto è importante, devi avere 4 del vivaio. L'Inter oggi quelli del vivaio non ce l'ha. Ma si gioca ancora in 11.
Sì, no, ho capito, però l'Inter 5, ragazzi, è fortuna. No, Alessandro, però con l'Eintracht Francoforte ne avevamo 21 e si è visto che erano fuori, era un casotto. Perché a centrocampo erano 4 anziché 6, uno era rotto, l'altro era squalificato. Ragione, no, e c'avevi 5 primavera in panchina. Avevi 5 primavera, abbiamo giocato con Esposito e Merola gli ultimi minuti, cioè è difficile giocare con la rosa ridotta. Ho capito, ma ai miei tempi è vero che non erano 38 partite, erano 30, ma eravamo in 16-17, sì, però era infortuni. Campionato a 30 giornate. E beh, anche magari altri ritmi. 30 gioco, giornate però anche... quest'anno sono 30, adesso sono 38, sì, quest'anno ha fatto 50 partite senza andare in fondo alle coppe. Ho capito, però voglio dire, i primavera che giocano in primavera non giocheranno mai in prima squadra se ne hai 25. Invece ogni tanto dipende, qualche apparizione, so, però, 20 però, minuti Sandro, finali, vedi, secondo me non è cresciuto, è cresciuto il livello cioè, medio. E i quattro, scusami, Michele, i quattro. Sì, infatti, adesso allora ci arriviamo. Allora andiamo a vedere questa rosa completa. Perché però, questa rosa, non la rosa, chiedo alla regia, la lista numerata. Perché sì, questa lista numerata ci fa capire anche. Perché alcuni dicono, no, voglio avere 10 attaccanti in più, 5 centrocampisti in più. No, non si può sforare, altrimenti devi dire poi a qualcuno che non può fare la Champions League. E non è facile. Speriamo che lo capiscano i nostri amici. Nella lista nostra, dove ne abbiamo messi 23 più Vivaio, sì, già devi togliere Berni, che dovrebbe sì, restare come terzo portiere, più un altro. Quindi uno di questi, la vediamo, non può nemmeno entrare in Champions League. Sì. In questi ci sono, e poi la vedremo messa anche in campo, 3 portieri, ci sono 6 difensori centrali, in questo momento c'è ancora Miranda, vediamo sì, poi come finisce. Gli esterni abbiamo messo un vuoto perché l'Inter sì, sta cercando, e ne parleremo, dell'esterno di destra, tutta fascia. Sì. Al momento c'è Candreva con Cedric che non viene riscattato come alternativa, mentre a sì, sinistra ci sono Perisic e Asamoah con Dalbert, quindi sul mercato già non c'è. Sì. Centrocampisti 6, sempre anche in questo caso per 3 posti, quindi Barella lo diamo già dentro e manca almeno un acquisto e poi vedremo in uscita Joao Mario e sì, Borja Valero. Manca Petriccione, quindi è lì. Sì, Petriccione non l'abbiamo messo. Attaccanti 4, al momento mettiamo Dzeko e quindi 2 prime punte, poi ne parleremo anche del discorso attaccanti, ovviamente gira tutto intorno al discorso Icardi, Lautaro e Politano. E poi Vivaio, capite che Pinamo... Allora, qui c'è Bessa, che è una possibilità, non è un giocatore sì, dell'Inter, lo vedete in azzurro, come Godin, Barella e Dzeko, finora sarebbero quelli nuovi. Di Gennaro, che può essere un'occasione per fare anche il terzo portiere, come sì, quest'anno, anche se poi non è stato mai utilizzato. Se l'Inter tessera Pinamonti quest'anno, non toglie il posto a nessuno, quindi sì, questo è un vantaggio perché va a essere uno del Vivaio. Eh sì. Quindi e questo... Ne potremmo aggiungere e puoi un avere altro, uno in più, senza no, che nessuno no, deve e poi uscire. Possiamo avere un altro ancora, se vogliamo. Sì, e poi... Politano può... attaccante però può essere. Ma perché non fa? Io non ho capito, io credo che proprio poi la vediamo in campo. Sì, mica proprio il nostro limite in questi anni sia stato proprio questo, cioè che non abbiamo già parlato, cioè del fatto che comunque anche passando degli anni relativi, cioè abbastanza bui, non sì, è che nessuno si chiede, non abbiamo proprio lanciato nessuno, non capisco perché. Perché poi quando si doveva arrivare terzi o quarti si diceva, però c'è l'obiettivo. Poi mi ricordo sempre... Michele, è anche una questione della cultura del club. Sì, ma no, in Inghilterra giocano sempre molto di più i ventenni, anche all'estero, in Francia soprattutto. Però mi ricordo Mazzarri in una conferenza ci disse, mettiamoci d'accordo all'inizio, volete 50 punti e vi lancio 5 giovani della primavera? O devo arrivare in Europa League quinto posto come minimo? Cioè, mi ditemelo prima e non puoi fare tutte e due le cose, cioè come fa per esempio l'Atalanta. Lo so, però l'Atalanta non solo ha dato la pressione di dover arrivare. Perché Cassi ha detto pure oggi, ha detto io dicevo no, Europa League perfetto, non ci credevo nemmeno a 10 minuti dalla fine. Ma ci mancherebbe, ma perché a Torino Spondatoro c'è una pressione enorme? Non credo. No, Torino no. No, però io dico alla Juventus, non mi sembra che lancino i ragazzi della primavera. Ma l'Inter deve lottare per vincere. A proposito, l'allenatore del Torino che dice volete che lanci i giovani. Lo disse all'Inter. Lo dice quando era l'Inter. Lo disse a noi quando eravamo lì. No, lui era prese l'Inter che era arrivata nona. E disse allora noi, l'Inter non aveva una rosa fortissima, però l'obiettivo era l'Europa League, che tra l'altro poi fu molto criticato perché disse che l'obiettivo era l'Europa League e non la Champions. Ne dissero di tutto. Però Mazzarri disse attenzione perché anche per fare 60-65 punti bisogna stare attenti a... Poi io sono d'accordo con Claudio perché alla fine
com'è possibile che all'estero tanti giovani non più solo, escono fuori anche altri. Sì, sì, no, però non capisco proprio perché non si può pensare. Tra l'altro abbiamo un settore giovanile che poi ci ha prodotto tante plusvalenze, perché noi i bilanci li abbiamo tenuti fuori. Vedi il caso di Zaniolo, secondo me con Di Francesco è vero che lì c'erano gli infortunati alla Roma. Sì. Però devi essere anche come mentalità un po' Di Francesco, sì, per dire no, Zaniolo per me può giocare. O Mancini è un altro che un altro avrebbe messo Fazio a centrocampo. Scusa, sì, sì, no, è vero, ci è vero. Sta, hai ragione, Enrico. Quello. Ma anche Mancini, no, che è spesso sui giovani. Io Pino Monti lo terrei, però. Tu lo terresti, sì, come sì, vuoi? No, ferma, ferma, lo terrei per fare, sì, il quinto uomo, il quinto attaccante. La terza o prima punta. Vabbè, chiaro. Allora quando gioco mai. Io, però, scusa, io essere lui il procuratore, ma... dico no, vado a giocare, vado a Lecce, vado a Bologna, vado in una cosa più squadra di Serie A di metà classifica. Ma infatti la cosa più probabile ad oggi è quella, perché io non credo, sai. Tu dici che ci potrebbe risolvere. No, dico, cioè non lo so se sia meglio, ripeto. No, per cioè già, allora, già... allora i casi sono due. Anche se... i casi sono due, secondo me. O io personalmente, per come ero fatto io, voglio giocare. No? E quindi vado in una società che mi dà questa opportunità, so che me la posso giocare con il resto dei miei centrocampisti e me la gioco, no? Perché solo giocando, preparandomi bene tutta la settimana per la domenica, facendo gli errori che devo fare in base anche all'età, maturo. No? Ma tu Alessandro, però, finisco. Sì, sì, sì. Poi invece c'è quell'altro che dice no, io preferisco andare all'Inter, andare alla Juve in prima squadra, anche se invece di 38 partite o di 50 con le coppe ne faccio neanche la metà, però allenandomi tutto il giorno con i fenomeni imparo anch'io. No, lo però rispetto, siccome sai perché io sono d'accordo un po' più con te sulla scelta finale, non perché Pinamonti non possa farlo, perché ad oggi comunque tutte le squadre di vertice cercano di creare, visto che le rose sono allargate, l'unico metodo che hanno è creare la competizione tra due giocatori in un ruolo. In questo caso sarebbe Dzeko che va in competizione con o Icardi o chi arriva al posto di Icardi. Pinamonti in questo caso sarebbe il terzo. E quindi gli stessi allenatori di solito il terzo non lo prendono. Poi vediamo, perché in questo caso sarebbe possibile col fatto del vivaio, quindi non saresti fuori. Però non è la prima. Siccome da casa ci iniziano a proporre tante Inter diverse, sì, la vediamo, iniziamo a ragionare sull'Inter di Conte col 3-5-2, con le ultime, sì, novità rispetto alle ultime volte che ci siamo visti. Perché qui vedete la grafica semaforica, iniziano a cambiare i colori. C'è qualche verde in più. Barella è già diventato verde, è solo una questione di definire le contropartite. Si parla di Eder che torna dallo Jiangsu in Italia, si parla di Bastoni in prestito. Io sono stato il primo comunque a dire, quando si parlava due o tre giorni fa di Bastoni, è fatalo Bastoni, è stato preso a 31 milioni, a bilancio è ancora sopra i 20, quindi non è così semplice darlo definitivamente. Qualcuno ha iniziato a dire però potrebbe essere sì, con riscatto a 30 e il controriscatto a 35. Sono cifre altissime, ma al di là di Bastoni in prestito o non in prestito, o Gavioli o altri giovani o... Eder stesso, Barella, si può dire oggi addirittura Beltrami, il procuratore di Barella e Nainggolan, ha postato su Instagram una foto con i due poster di Barella e Nainggolan, i suoi due assistiti, alle spalle. È anche un po' il sogno di tutti e due. Però Nainggolan da verde è diventato giallo, perché anche oggi Sabatini è stato intervistato su questo, anche lui ha detto sì. Ma il direttore sportivo Sabatini? Ex dell'Inter, dice sì, per quello che ci ha regalato D'Albert, ho capito. Non sono caldo, no, battuta. E Nainggolan dice: secondo me, con gli allenamenti di Conte, se non si fa male, diventerebbe un marziano. Quindi, vedere il vero Nainggolan di nuovo, o meglio, Nainggolan con Conte ancora di più del miglior Nainggolan che abbiamo visto. Però sembra proprio che per tutto quello che è successo quest'anno, diciamo che Marotta è un po' così, nel passato la Juve ha fatto spesso così, quando ci sono delle situazioni particolari, sempre in modo molto gentile ma molto deciso, quando poi si apre il mercato tutti quelli che sono entrati in queste situazioni vanno via, via. E quindi in questo caso no, Icardi, Nainggolan, Perisic, Spalletti, cioè, anche se tu eri a metà in un discorso di alla fine... Secondo me Perisic non parte. Ecco, poi bisogna avere anche le offerte, come disse Marotta a fine gennaio. Secondo me Perisic ci piace a Conte. Allora, ad oggi rivediamo un po' quella formazione, perché abbiamo Brozovic verde, anche se è una clausola di 60, ma è stato come rendimento il miglior centrocampista dell'Inter. Come no, almeno assolutamente. Poi ci sono Vesino e Gagliardini, che li mettiamo in giallo perché non si sa mai un'offerta. Il Torino, per esempio, vuole Gagliardini, Vesino deve fare la Coppa America, ma... hanno le caratteristiche che piacciono a Conte, che potrebbero piacere come alternative, non stiamo parlando di titolari.
Servono però almeno due, se non tre, nuovi centrocampisti, di cui uno è Barella, l'altro deve essere il grande colpo, credo, dell'estate dell'Inter, perché un po' di qualità a centrocampo in più. Poi tu hai un altro di livello... E poi vediamo se c'è anche il terzo, perché magari un'alternativa a Brozovic. Anche se, diciamo, come top player a centrocampo, poi faremo i nomi, diciamo, un po' quello che si può fare, anche se presto. Ce ne sono di giocatori che piacciono meno a qualcuno e qualcun altro. In difesa l'Inter è proprio abbastanza, ormai quasi concluso, lì c'è solo da capire la situazione di Miranda. La prima cosa che vi chiedo, prima di andare però al centrocampo e agli esterni, in difesa, ne parlavamo con Enrico fuori onda, chiedo subito al mister così proprio un discorso tattico, perché tanti allenatori che fanno la difesa a tre, ne parlavamo anche con Enrico con il Chelsea, per esempio c'era Azpilicueta nella difesa a tre di Conte. Oggi spesso, anche Guardiola, il Bayern lo faceva con Alaba, nelle difese a tre c'è un giocatore più di spinta, soprattutto per le grandi squadre che poi devono attaccare. Secondo te Godin, De Vrij, Skriniar, che sono singolarmente tutti e tre fortissimi, è una difesa alla Bonucci, Chiellini, Barzagli, oppure Conte inserirà un esterno che può più accompagnare l'azione offensiva? Faccio dei nomi. D'Ambrosio, Asamoah nei tre, si parla di Kolarov dalla Roma che magari può partire dei tre. Come la vedi secondo te meglio? Ma io credo che, possa dipendere anche dall'avversario del momento, perché se l'avversario viene e magari è una squadra più piccolina che si mette in difesa e ne lascia solo uno davanti, è chiaro che marcarlo tre in tre centraloni non un po' esagerato, non ha molto senso, per cui al limite uno dei tre che abbia la capacità di venire fuori, dare una mano per diminuire l'inferiorità. Come sono questi tre secondo te come caratteristiche? Cioè, sono portati Skriniar in azione, ha fatto il mediano. Sì, Skriniar però esce portando palla, per cui è un po' più forse il più regista dei tre è bravi. Però bisogna uno che si inserisce senza palla, che l'appoggia e poi si butta in modo anche da creare... Asamoah potrebbe essere quello che l'ha fatto anche con Spalletti alcune volte nella difesa a tre, cioè più forse tatticamente intelligente, no? Che già sa... Era partito nella sua carriera, se ben mi ricordo, più da centrocampista che non centrocampista da difensore puro, o da esterno, che sia fase difensiva o fase offensiva. E penso che si possa anche adattare. Dopo quest'anno qualche dubbio mi viene, però non so se quest'anno il suo rendimento non è stato all'altezza di quello che io credevo. Anch'io, ieri ho dato 6 nel pagellone di fine anno. Ieri a sorpresa l'Inter ha dato, seguendo anche però dei dati scientifici, cioè statistici, il miglior giocatore dell'Inter di questa stagione è Asamoah. Io sono rimasto un po' sorpreso. È stato il migliore giocatore. Ma nel numero, voglio dire, dei palloni giocati positivamente, scosse riusciti, palle recuperate. Sì. Che a volte poi le statistiche lasciano il tempo che trovano, perché a volte ti sorprendono. Dipende anche dalla qualità dei palloni che hai perso. Sì, poi per esempio tutti ricordiamo degli errori gravi. L'errore con il PSV, no? Oppure la marcatura di Mandzukic, Juve, Inter. Ci sono alcuni errori che sono determinanti sia in fase offensiva che in fase difensiva, che fanno la differenza. I miei 4 migliori sono stati Handanovic e Skriniar a 8 e 7,5 Brozovic e De Vrij. Siete abbastanza d'accordo? D'accordo, assolutamente. O c'è qualcun altro che volete citare? Ma come sicuramente Handanovic il migliore, poi gli altri. L'ultima partita è stata strepitosa. La parata... Pazzesco. Con mio figlio osservavamo non tanto il salvataggio di D'Ambrosio straordinario. Già che osservavate ancora vuol dire che avevate il cuore fuori. No, dopo. Io ogni tanto mi giravo anche. Mio figlio si girava, io no. Io stavo lì, poi l'ho raccontato, la lacrima che mi è scesa al gol di Nainggolan, c'è una roba... Ma gol di Nainggolan eravamo all'inizio del romanzo. E l'ultima parata di Handanovic quando quello si allargava, chi era? Lucian. Cioè guarda, lì ha fatto un miracolo vero, perché D'Ambrosio si è scostato, perché se l'avesse anche sfiorato l'aveva in rigore tranquillo, perché l'arbitro non stava aspettando. No, a me non so, poi la cosa più brutta è stata nel momento in cui il VAR ha fatto annullare il 3-1, perché la partita era finita, da 3-1 finita, cioè tu potevi anche rilassare 2-1, due azioni dell'Empoli nell'ultimo minuto, calcio, dato in più al 96esimo, e due palle in aria, una ha attraversato tutta l'aria da sotterra, non sarebbe l'Inter, e l'altra cross di testa, chi la prende? La prende quello dell'Empoli, però Handanovic però non l'ha angolo, però gli ha fatto bene la fascia Handanovic, secondo me secondo me sì, cioè secondo me dopo aver avuto, però anche più bello vince, però posso andare in no, più bello no, per favore, infatti Conte
Conte ha detto pazza Inter, basta. Però voglio dire, andare così, pazza in questo senso, pazza deve essere perché vinci la finale. Ma tu lo pensi 5-0, ma i nostri cugini perché... milanisti, che tia oscillazione di sentimenti che hanno avuto, no, è straordinario, sì. Dai. No, quello su quello, quello allora... lì, sì, è stato, ma io immaginavo questo tavolo da poker con le fiche da 60 milioni che passava dal Milan all'Inter, letteralmente. Cioè, tu pensa quella certo, partita, certe partite si vincono dopo mezz'ora, punto, è finita. Ah, la squadra forte che ha la personalità, e quello voleva dire Antonio. Pensa ai tifosi dell'Empoli, poveretti, che se lo meritava. Difesa, dai, passiamo al centrocampo, perché il reparto più sostanzioso è nel centrocampo, ci mettiamo anche gli esterni. Allora, iniziamo a ragionare un po'. Due acquisti o tre? La prima domanda. Scusami, tu Caramo non lo consideri tra gli esterni? No, perché per lo stesso discorso che abbiamo fatto. Allora, Caramo innanzitutto in tutta fascia non lo fa. No, vai, chiaro. Quindi può giocare in attacco. Davanti, sì. Ma in attacco, abbiamo visto nella lista completa, è uno di quelli che poi non potrebbe giocare le coppe. No, quindi, siccome è richiesto anche dal Cagliari stesso, sì, potrebbe fare un anno stavolta in Serie A in prestito, sì, e avere un ulteriore step di miglioramento anche dal punto di vista proprio tattico. Come perché lui è uno che ha i colpi, ma tatticamente a volte è un po' anarchico. Sì. Allora, la prima questione a centrocampo è: dopo Barella, il secondo deve essere, perché si parla tanto di mezzali che si inseriscono, ma la mia richiesta è: ci vuole un po' di qualità in questa squadra, quindi il secondo deve necessariamente essere dei piedi buoni e di questo tipo. Vabbè, e poi al posto di chi? A chi la... alternativa alla Nainggolan, alternativa a Barella, Nainggolan e un altro, poi hai Vesino e Gagliardini, ma questi tre si giocherebbero due posti, il nuovo acquisto Barella e Nainggolan, se resta Nainggolan, tra l'altro. Sì, con Vesino e Gagliardini sicura riserve, giusto? Non anche se perché Nainggolan è a bilancio a 30, quindi solo credo dalla Cina ad oggi c'è qualcuno che può offrire 30 milioni, dipenderà anche da lui se fa una scelta di vita di andare in Cina. Secondo me Nainggolan è anche un po' orgoglioso di dimostrare che liquori ci sono in Cina, non lo so. No, però lui alcuni discorsi li ha fatti su questo. Ma io lo sai che invece mi aspetto di tutto da uno come lui. Sì, io mi aspetto un grande campionato da lui. No, no, ma anche che magari si sveglia la mattina, se ne vuole andare. La vediamo la grafica campagna acquisti, perché è più chiara, focalizza quelle che sono le necessità e capiamo anche che l'Inter ha le idee, diciamo, abbastanza già messe a fuoco. Cioè, che cosa serve? Servono due difensori e uno è già stato preso, Godin, e vabbè, lì Dalbert vicino, perché l'Inter prima giocava con la difesa a 4, quindi è normale che non ci siano nel 3-5-2 i corrispondenti sempre precisi. Il secondo difensore se parte Miranda, altrimenti se Miranda diventa verde passa a sinistra e l'Inter in difesa è già a posto. Centrocampo, se partono João Mario e Borja Valero devono arrivare due, con Barella un altro. Se ne parte anche un altro a seconda delle offerte di Gagliardini e Vesino, deve arrivare un terzo a centrocampo. E poi ricordatevi, secondo tema che vi chiedo, regista, cioè un'alternativa a Brozovic ci vuole, o può fare Barella e concentriamoci sulla mezzala di qualità. Esterno destro, e tra un po' parleremo dell'esterno destro perché c'è un nome molto caldo che sta giocando in questi minuti e l'Inter lo sta seriamente osservando. Attacco c'è un acquisto quasi certo, che è Dzeko, che va a sostituire Keita che non viene riscattato, e più dopo tutto il caso Icardi, ne parleremo dopo, perché se parte Icardi, Lukaku è il preferito di Conte, poi c'è però il discorso, lo scambio con la Juve, sì, di palla che però non lo vuole fare, Icardi non lo vuole fare, la Juve non lo vuole fare, insomma è difficilissimo da fare. Non sa da fare, si potrebbe. Se non sa da fare, se rimane Icardi, però è finito anche lì il mercato con Dzeko, Icardi, Lautaro e Politano. Chi è che gioca dei due? Uno tra Icardi e Dzeko e uno tra Lautaro e Politano. La rivediamo in campo la formazione con Dzeko. Dzeko viene sapendo di questa... Lo sa, sì, ha 33 anni. Lo sa che viene a fare l'alternativa. Qui mettiamo... Se prendi Lukaku vuole fare il titolare con Lukaku. Penso. No, però credo che Dzeko gli fanno un contratto 2-3 anni. Sì, lui... Forse opzione per il terzo è contentissimo. Sì, cioè, 33 anni, 3 anni di contratto, giochi nell'Inter, 3 partite a settimana, esatto, giocherai spesso. Poi è uno che se lo metti 20 minuti in campo... Cioè, questo è una... cioè, credo, no, vero? A 33 anni non è finito. No, poi è un grandissimo. Se accetta lui questa... A parte, vabbè, anche Tony, 35, no, ma è un giocatore Roberto ancora. Mancini, che di calcio ne capisce, lo ha sempre considerato un giocatore. No, io lo so che voi mi volete trascinare sull'attacco, ma non vi vengo dietro. Centrocampo, prima il centrocampo, perché il reparto più importante, sono anni che l'Inter veramente ogni volta poi o rimanda o prende il giocatore che è forte ma non è completo, Allora, Barella accontenta tutti, così chiudiamo. Beh, sì. Allora, Barella, bel giocatore, qualità e quantità si costa tanto, però è giovane, vale la pena l'investimento. Siamo tutti d'accordo, Alessandro? Sì, italiano. Barella, sì, mezzala, sì, il suo ruolo con Conte non può che fare bene.
L'altro, allora l'identikit dell'altro, si parla in queste ore, e poi tra l'altro non è solo un vecchio pallino di ausilio, ma io lo dico da anni, mi piacerebbe, anzi non l'avrei proprio venduto per Condobbia tra l'altro, lo so. Che è Kovacic. Però tanti dicono Kovacic non segna, è vero, però Kovacic ribalta il fronte, ha velocità palla al piede, fa gli assist, poi è migliorato in fase difensiva. È migliorato con Sarri, ha giocato tanto, ma finalmente Kovacic con Kovacic dove? Posto di chi? Mezzala, sempre come Nainggolan. Sì, alternativa. Barella, tra l'altro, può fare anche quando Brozovic deve rifiatare, può giocare anche davanti alla difesa, l'ha fatto tante volte con l'Inter. Anche quindi è uno duttile, è uno che può fare tutti i ruoli. È uno che, certo, oggi Real Madrid, per esempio, leggevo, potrebbe anche offrirlo al Chelsea nel discorso Hazard, anche se il Chelsea oggi ha fatto farà ricorso per la sentenza che gli ha bloccato il mercato. Al tasso. E quindi bisogna capire come va a finire, perché, insomma, Kovacic non rientra nei programmi di Zidane. Quindi... se sul mercato potrebbe, però tanti tifosi ci scrivono, sì ho capito, ma allora se arriva Kovacic poi l'Inter a centrocampo non prende il top. Sì, allora il top c'è tempo fino a luglio-agosto. Ma chi vogliono il top come top? Ma il top l'anno scorso si è fatto il nome di Modric. Ma lasciamo stare che adesso quest'anno si è parlato di Rakitic a inizio maggio. Sì, ma Rakitic vuole rimanere al Barcellona. Assolutamente, non ha alcuna voglia. Però sai, su questi giocatori, siccome guadagnano tanto eccetera, si potrebbe fare anche una politica di attesa, lasciare solo quello per completare il mercato e capire se dalle big viene fuori un'occasione più in là. Ah, perché se il Barcellona prende Rabiot dopo De Jong, magari dicono a Rakitic vai. Ma anche le altre grandi, cioè il Real Madrid, ci sono grandissimi giocatori del Real Madrid che potrebbe essere in uscita. Lo stesso Bale, no, però per carità, no, ma Bale è una punta. Io sto parlando di centrocampisti. Eriksen, no, che si dice vada al Real Madrid, metti che poi non va al Real Madrid, cioè se si trova un Eriksen sul mercato tra un mese, magari. Oppure Van de Beek, si è parlato nei giorni scorsi, un altro ma giocatore. Bale è in sostituzione di Perisic, no? Per esempio, ma però Bale è un'ala, e secondo me in questo momento è impossibile perché guadagna 15 milioni all'anno, quindi è un discorso economico. Però parliamo di centrocampisti, poi arriviamo agli esterni. A centrocampo, voi come la completereste la campagna acquisti? Cioè, serve un regista, serve la mezzala? Vendereste Joao Mario e Borja Valero? Siete d'accordo? Uno tra Gagliardini e Pesino? Serve un Dai, ho parlato troppo, adesso parola a voi, ditemi il vostro. Venderei Joao Mario e Borja Valero per forza. Solo loro, uno in più, Gagliardini e Vecino, credete? Insomma, gente che se si vuole fare un passo in avanti hanno dimostrato. Gagliardini e Vecino, solo se arriva la grande offerta. A me Vecino, uno dei due sicuramente lo terrei, ma Vecino piace anche se non è mai e stato. E quindi al posto di Borja Valero e Joao Mario, che prendi? Ci vogliono sicuramente giocatori. Innanzitutto sarebbe importante trovare giocatori che sappiano fare più ruoli. Ecco, poi insomma, se giocasse Brozovic, Nainggolan, Barella, già come centrocampo titolare, buono. Giocatori comunque possono essere. E c'è il posto anche... per un altro. Sì, assolutamente. Ma nella squadra, cioè, alcuni devono per forza andare via. Penso, ma te Kovacic ci piace, Claudio? Oppure è uno di quelli che dici? Kovacic c'è sicuramente. Io non so, innanzitutto, adesso è chiaro che siamo tutti tifosi, no, non so ancora se, a meno che non ci sia la grande occasione, magari di un giocatore che per vari motivi se ne voglia andare, però non credo ancora che siamo a livello proprio di poter ambire a top player che possono andare magari in club. Vabbè, però uno altri. Sì, Claudio, uno. Ma non lo so, Michele, a serve. C'è Conte ha vinto lo scudetto con Madre Quagliarella. Sì, attenzione. Tacco, capito? No, dico, no. Prima parlavi di certi ingaggi. Io non so ancora, cioè, per esempio, se possiamo arrivare Savic, a quei livelli. Che la Juve già praticamente, però la Juve vorrebbe anche Pogba. Se prende Pogba non prende Milinkovic. Barotta la Juve ma assolutamente. Lui come ingaggio rientrerebbe, però Lotito vuole almeno 80-90 milioni. È chiaro che si sta un po' giocando. Cioè, stiamo... Vediamo, chiaro che tutti i nomi che hai fatto poi possono essere anche ma Milinkovic per bene. Voi è quello che fa svoltare. Non ha fatto una grande stagione, però sicuramente non l'ha fatta perché lui già voleva andare via. Ma 80 sono troppi per te come valutazione, Milinkovic? Sono troppi, Alessandro. Dopo la stagione di quest'anno, perché il problema non è che lui vuole andare via, ma tu comunque sul campo devi dimostrare di valere. Però se lo Tito non scende sotto gli 80, tu vai su un altro? Sai che dietro poi dei cali... Cioè, e forse il momento di prenderli è proprio quando non fanno benissimo, visto che... Perché costerebbero un pochettino di meno. Di meno significa in questo caso 80. Ma il problema bisogna conoscerlo bene, perché ha fatto... Perché poi ci sta che uno faccia anche meno bene dall'anno precedente, per l'amor di Dio. Non però è che uno. Però, scusami, no, ti ho interrotto. Però qualche volta lo fanno perché è umano avere un rendimento inferiore, qualche volta lo fanno
con il calcolo, così mi, così certo, mi vende, così. Allora quelli lì non mi piacciono. Allora, è uno che segna, uno è uno fisico, dare il 100%. È uno che segna, uno però non è uno, diciamo, non è un regista, non è uno, diciamo... Io, infatti io l'idea è quella di... Che tipo di giocatore tu pensi? Allora, io vorrei un giocatore che si potesse utilizzare sia al posto di Brozovic quando Brozo ha bisogno di rifiatare, non è facile, sia come mezzala. Così. Allora, tu mi prenderai in giro. No, tu ci vedrai in giro, ma scusate, io lo ribadisco. No, poi quando, invece, quando lo vedrete giocare in Serie A, lo capirete. Chi? Il ex capitano della prima Regione. Però stiamo parlando del Petriccione, è un giocatore con quelle caratteristiche. Allora, poi assomiglia a Modric. No, ma stiamo parlando di top player, della chicca del mercato dell'Inter. Va bene, però, attenzione, però io dico questo. Adesso siamo proprio come Roberto che ci chiama da Bergamo, che vuole il giocatore. No, no, ma io questa cosa di Petriccione, perché siccome lo conoscevo quando giocava nel Bari e ne avevano parlato molto bene come giocatore della prima, ma non è negli obiettivi dell'Inter. Però tralasciamo questo. Io sono convinto che l'anno 21 sarà un giocatore come, ti ricordi la mia previsione su Verratti nella vecchia Inter TV? Sì, ho capito. Vedrai che sarà la stessa. Vedrai. Ma 18 anni. E lo so, ma perché ha avuto 2 anni a Bari dove si è perso un pochino. Vabbè, tralasciamo, poi vedremo. Ma giocare nell'Inter è dura. Lo so che è dura. Però vi dico questo, vi dico che bisogna anche pensare a qualche profilo che magari non sia uno stratop, che invece ti può dare un bel contributo. Per esempio, a me Sensi piace come giocatore. Sensi, quello del Sassuolo. Ho capito, però... È un giocatore che sa giocare davanti alla difesa, che può fare la mezzala. Rivediamo un attimo l'Inter in campo. Non è che dobbiamo sempre pensare che... L'Inter quest'anno esce dal settlement agreement, sì, no? Sì. Allora... Poi parleremo del discorso prima punta, perché lì può arrivare il grande nome. Se arriva Lukaku, non voglio citare il soprannome in inglese, però, che allora conosce. Io non voglio, allora non voglio parlare dell'attacco, lo so che adesso voi mi trascinate, però stiamo parlando del centrocampo. Sì, lo so. Allora, il centrocampo. Al di là della prima punta, questa è una campagna acquisti dove l'Inter sfonda i 400 milioni di fatturato, sì, si finisce il settimana grida, arriva Conte, vuole lottare per vincere, sì, cioè... Un grande nome, sì, secondo me, ci sta in questa campagna qui. Il grande nome vuol anche dire un grande stipendio. Sì. Non puoi andare magari, non so adesso quando se ne andrà Icardi, chi sarà quello che prenderà di più. Lukaku prende 11 al Manchester, anche se gli danno 9. Non lo so, sai, anche se all'interno di una squadra puoi avere un giocatore. Per prendere di meno. Puoi avere un giocatore. Fare un contratto lungo. Cioè, non so se all'interno di una squadra puoi avere un giocatore che ne prende 11 e quello che ne prende 2. E Skriniar ne prende 3. Devi prendere un top passo. Per esempio, Godin con i bonus arriva a guadagnare anche 6 milioni. Poi non è ufficiale. Sì, vabbè, un conto sono 6. Un conto sono 10. Però i centrocampisti che guadagnano 6-7 milioni prendi un top, sì, cioè ce ne sono di centrocampisti che con sei porti, per esempio James Rodriguez adesso va via dal Bayern, torna a Madrid, no, per fare per carità, uno di guadagna 6,5 circo Togni, James Rodriguez, chi è un top da 6-7 milioni? James Rodriguez, non dico che l'Inter prende James Rodriguez, però sto facendo un esempio di un giocatore, non è un top, non lo so, non mi sembra un giocatore, insomma. Andiamo a cercare quei giovani di valore, magari anche nel campionato. L'Inter prende Barella come giovane di valore. Sì, adesso l'altro deve essere d'esperienza internazionale. E poi comunque, sai, secondo me devono anche essere giocatori. In Belgio, in Olanda, ci sono dei bei giocatori a 20 anni, 21. Cioè, con Conte bisogna avere. Ma non dobbiamo fare l'Atalanta. Con Conte. Magari le indoviniamo e abbiamo il... Attenzione, perché l'errore anche che talvolta noi interisti facciamo... Allora, rivediamo la campagna acquisti, allora. Vediamo con questa grafica. Allora, l'Inter in questa grafica, il giovane, ha preso Barella. Sì. Il giocatore che dici tu da scoprire, lo può prendere se non arriva, però, perché non arriverà a Chiesa. L'esterno destro, c'è una un cosa, difensore per completare, Michele, almeno uno. C'è una cosa anche di nome. Una cosa da considerare, che bisogna anche avere giocatori che mentalmente siano disposti a stare al metodo Conte, a quello che richiede fuori. Se sono olandesi sicuramente, non hanno problemi. James Rodriguez, non lo so. No, ma io non l'ho detto di No, capito, però tu hai nominato. Ho detto che è un top player. Chi è il top player 6-7 milioni? Non lo so. Per esempio Milinkovic-Savic, 5 milioni all'anno lo prende, il problema è il cartellino. Per me il top player è chi gioca nei top club, purtroppo noi non lo siamo ancora, lo arriveremo. Se tu Milinkovic-Savic lo compri per 80-90, a lui gliene dirà 7-8, che sennò non ti dico. No, la percentuale del 10%. Sì, ho capito, ma non è una legge. Oggi Milinkovic... Vuol dire che non è un top player, se fosse un top player... Non valerebbe 80 milioni. Non ho detto che è un top player, non c'è una banca dati di top player. È l'Inter che deve ritenere top player.
Io, vabbè, siccome poi ognuno sta dicendo la sua, sì, ma... io dico la mia. Per me Milinkovic Savic è un top player. Milinkovic Savic, se guadagna 2 e gliene offri 5, viene domani mattina. Allora, certo, se la Juve gli offre 5 e mezzo della Juve, poi magari dici 5 e arriva... però se... sono cifre che l'Inter oggi può pagare. Se invece dici Bale 15, Bale ma... no. Allora, ma Bale non è un centrocampista. Grandi... fatemi qualche nome, perché dite sì, tutti le giovani, allora ditemi qualche tutti le giovani. Io per esempio ho detto Kovacic, a me... a me, ma come ci piacerebbe, ecco, per esempio Nicolò dice Eriksen prende 4 e mezzo, Asensio poco più di 5, dice sono top player, anche se Eriksen è nel giro del Real Madrid, perché il Real Madrid vorrebbe Hazard. Jovic l'ha già preso la punta, e Eriksen proprio. Pellegrini a te non piace come, ecco, Pellegrini a me piace, ma Pellegrini non se ne va dalla Roma, vuole rimanere a tutti i costi, e io penso che non se ne andrà alla fine, né lui né Florenzi. L'hanno detto più volte, vediamo da casa anche, sì, se qualcuno... Poi un giorno dovremo fare una diciamo una finestra su, bellissima su Cancelo, però, perché la fine di Cancelo, dai, che lo vogliono sbolognare perché non difende, dai. Ecco, io questa è una chiave di lettura, dai, su cui non concordo, dai, Enrico, perché Cancelo se ne va dalla Juve. Quello non è terzino. Non è terzino, capito? Anche Cafu e Maicon non erano terzini, ma... Intanto l'abbiamo visto che ha combinato... Cancelo che cos'è? Un terzino d'attacco. È un terzino d'attacco. Quanti gol ha fatto? Dai, lo sai che D'Ambrosio ha avuto un rendimento superiore? La domanda è un'altra. Cancelo, se se ne va dalla Juve, chi lo prende, dove va? A guadagnare quanto e per che cifra? La Juve lo prende a 40, se lo cede a 50-60, se ne va da Allegri o Sarri, e se ne va da Guardiola. Viola. Se ne va al Manchester City, che è la squadra che ha più soldi di tutti, e va a prendere un sacco di soldi. Vediamo, capito, se difende poi, però. Ho capito. Sbaglia ancora le diagonali. Le squadre forti attacca. Michele sbaglia ancora le diagonali. L'ha sbagliato con l'Ajax. Ti ricordi che ha combinato con l'Ajax? Ha anche fatto fare il gol a Cristiano Ronaldo. Sì, vabbè, però. 1-1 fuori casa è meglio. Ma lui fa il difensore. Diceva... No, lui fa l'attaccante. Michael faceva l'attaccante. Vabbè, però fa l'esterno. Michael non ha mai difeso. Sì, no, ho capito. Vabbè, però lì c'aveva Eto'o che si. Dobbiamo parlare. Vabbè, no, dobbiamo parlare per numeri. Dai. Se tu fai l'attaccante, quanti gol fai? Se tu fai l'attaccante, sì, sì, quanti gol fai fare? Quanti gol fai fare? Allora dico, allora al limite in difesa cambio. Adesso parliamo di Cancelo. No, scusa, stavamo parlando del centrocampista. Voi siete specialisti nell'andare fuori tema. No, Michele, perché Cancelo è una, sai, che è una di quelle chicche che... Ho capito. Con Zaniolo, diciamo che sono le due mie. Allora, mi fa piacere di essere l'unico al mondo con Guardiola, che non capisce, siamo gli unici due. Anzi, c'è anche Adani nel nostro club, che dicono che Cancelo è un grande giocatore. Per voi è un bidone. Non è che è un bidone, è un ottimo esterno alto. Però non ci interessa per l'Inter, purtroppo, perché magari Cancelo adesso esterno destro all'Inter, però l'Inter 50 milioni per l'esterno. No, anche perché chi difende tutta fascia, come fa? Allora, centrocampista, quindi lo lasciamo in stand by come un qualcosa che durante... Centrocampista, così come l'hai messo giù, potrebbe essere uno davanti alla difesa, oppure potrebbe essere uno dietro le due punte e abbassi un pochettino di più i due centrocampisti, Barella e Nainggolan. Perché Nainggolan non nasce trequartista, nasce centrocampista mediano, mezzala. E quindi lui fa anche più gol da mezzala, perché parte da dietro, arriva da dietro. Io ho detto, secondo me, Brozovic, per come gioca Conte, è una mezzala perfetta, perché è uno che corre tantissimo, uno che sa tirare in porta, Fa pochi gol. Barella e Nainggolan fanno di più, pur giocando lo stesso ruolo. No, capito, perché Brozovic ha giocato davanti alla difesa, però secondo me Brozovic 6-7 gol li fa se gioca davanti. Ma l'amico cosa proponeva l'amico? Perché tu stai per dire una considerazione. No, perché derby si chiama, adesso l'ho perso, ma era troppo bello, ha visto... Cioè, la grafica, la rivediamo. Sì. Questa è la grafica dell'Inter in campo. Sì. Col 3-5-2. Ha visto a destra l'alternativa tra Lazzaro e Moses e ha detto manca solo Gesù. Anche dopo Lazzaro e Mosè, certo, poi tra un po' parliamo degli esterni, però volevo concludere il discorso centrocampo. Cioè, noi dobbiamo pensare ad una cosa. Sì. Se vogliamo essere competitivi, avvicinarci il più possibile alla Juve, dobbiamo pensare di prendere una ventina di gol, non di più, e di farne una settantina. La difesa credo che già abbiamo fatto come la e di fare una settantina. Chi li fa 70 gol? Adesso vediamo. Quindi però dico, il centrocampista lo lasciamo in sospeso. Il centrocampista, bisogna riuscire a trovare un centrocampista o davanti alla difesa e libera gli altri due centrocampisti ad andare anche a fare la fase offensiva. Perché Brozovic, meglio regista o meglio mezzala? Però se lo fai giocare mezzala devi comprare il regista.
c'è registi, no, oggi io lo lascio fuori, compro il regista. Allora, se fuori, c'è un ruolo che, peggio di tutti gli altri, dove non si trovano giocatori top, il regista, perché oggi anzi tante squadre giocano senza regista perché non ce ne sono. C'è Jorginho, se l'è portato allora, Sarri, allora per quello, Pjanic nella allora Juve. Per quello ti dico, abbasso un pochettino i due centrocampisti, giochi 3-4-1-2, però Nainggolan anche da centrocampista 7-8 gol me li assicura. Quest'anno ne ha fatti 6 in campionato e 1 in coppa. Sì, non ha mai giocato, sì, non sì, è mai stato al 100% della condizione. Però Conte, Alessandro, secondo me il 3-5-2, lui ha sempre fatto il 3-5-2, quando fa il 3-5-2 lo fa con le mezze ali che vanno tutte e che due. Che vanno dentro. Allora, quindi però, non credo che giocherà col trequartista. Va benissimo, allora fai Barella e Nainggolan sono adattissimi a fare quel lavoro lì. Serve però... Barella se lo lasci libero... 5-6 gol te li fa. Sì, sì. Allora lui ha fatto 6 gol l'anno scorso, già a quest'anno 60. Uno solo. Quest'anno abbiamo fatto 55-56. Sì, Barella ne ha fatto uno solo quest'anno, però l'anno scorso ne ha fatti 6. Ed è uno che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Vabbè, allora lasciamo in sospeso il centrocampo. Comunque serve un centrocampista. Siamo d'accordo tutti che però debba essere anche dei piedi buoni, non solo un assaltatore. Sì, qualità e quantità, diciamo così. Dai. Detto poco, qualità, quantità, forte, che può essere titolare. Preferisco la qualità, perché allora, la quantità ce l'hanno anche gli altri due. Sì, anche Vesino e Gagliardini hanno la quantità. Siamo pieni di quantità. Siamo pieni di quantità. Tu dici, sì, hai ragione. No, hai ragione perché d'altronde tu hai. E poi uno che sappia battere anche le punizioni, ci scrivono tanti da casa. Le punizioni. Quindi ho la seconda punta o un centrocampista. Michele, io penso che nella lista che il mister Antonio Conte ha preparato per sì, Marotta, tra parentesi, mio padre, che è una persona seria, a 76 anni, non spara palle, in febbraio mi chiama e mi dice: senti, io ho incontrato un amico che ha ottimi rapporti con il fratello di Conte, il manager, che mi ha detto che Conte verrà all'Inter. Per cortesia, non lo dire a nessuno, perché è una cosa che non è il caso di andare a raccontare. Non l'ho mai detto, per cui mi disse mio padre: guarda che sembra che abbia già stilato un elenco di giocatori, quindi le idee chiare rispetto a quello che deve arrivare l'Inter, la coppia Conte-Marotta ce le ha, insomma. Ma allora io leggevo di proprio ieri una dichiarazione di Conte nel lontano 2013-14, quando giocava con la Juventus, fece un elogio estivo, quando poi il Real Madrid l'anno dopo lo comprò Kovacic, era all'Inter ancora Kovacic, e disse: è un centrocampista fantastico, perché ha grande tecnica, velocità di controllo, cioè adesso certo sono passati 5 anni da quando ha fatto quella dichiarazione, però secondo me è un giocatore che, visto che devi aspettare l'occasione per prendere il big, intanto se tu lo porti a casa hai fatto una cosa, diciamo, sì, cioè ti sei messo un po' a posto, non come hai no, più il buco, quindi inizi qualità a avere Barella e Kovacic che ti alzano un po' il livello. Poi l'occasione puoi farla anche ad agosto, quando magari si libera un top player. Sì. Vediamo un attimo gli esterni. Allora, perché qui le domande sono due. Allora, uno è Chiesa, anche oggi Rocco Commisso, il nuovo proprietario della Fiorentina, ha detto che proverà a tenerlo un altro anno, ma intanto la Juve è avanti all'Inter su Chiesa. Quindi lasciamo da parte un attimo Chiesa, anche perché per prendere il centrocampista, l'attaccante di un certo livello, non è che si possono spendere 100 milioni in ogni ruolo. Quindi in questo momento sono in vantaggio Candreva come alternativa, perché Conte lo conosce, ha già giocato in nazionale, quindi Candreva sarebbe l'alternativa a destra. Per fare il titolare, una possibilità l'ha già fatto al Chelsea con Conte, Moses, che partiva dalla destra ma è diventato poi un esterno a tutta fascia, quest'anno è andato in prestito in Turchia, potrebbe tornare al Chelsea per essere poi comprato dall'Inter. Oppure, e dicevo, sta giocando in questi minuti, lo vediamo, nome di queste ore, ma l'Inter lo ha già provato a prendere a 16 anni, si è saputo proprio un retroscena che la mamma non ha avallato questo acquisto a 16 anni, di Valentino Lazzaro, classe 96, 24 marzo, 1,80 m, centrocampista di destra. Oggi gli amici e i colleghi di FC Interviews hanno anche intervistato la gente, che ha fatto capire come l'Inter sarebbe una graditissima destinazione, ma non solo. Una cosa in più, lui ha giocato spesso centrocampista alto di destra, così sta giocando anche stasera in nazionale, ma dice l'ideale per le sue caratteristiche, migliorato in fase difensiva, per coprire tutta la fascia, perché ha un grande dinamismo. Quest'anno ha fatto 31 presenze, 3 reti e 7 assist. Chi è che ha fatto questa analisi? Il suo procuratore? Sì, no, ha spiegato un po' le caratteristiche. No, chiedo, sì, non sì, so, siccome non so... Sì, 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 il suo agente ha spiegato un po' quello che era più forte in avanti, è migliorato dietro.
Sì, no, capito, dai, ha detto di no. Ma certo, capito. Però... Terzino destro, alla destra, è la miseria. No, questa non è solo questo, questa è la scheda. Quanti gol ha fatto l'anno quest'anno? L'ho detto adesso, 3 gol e 7 assist. E 3 gol su quante partite? Nell'Hertha a Berlino, 31 partite, 6 ammonizioni, 91% titolare, 90% dei minuti giocati, 20% della partecipazione ai gol. Comunque è un giocatore che si è fatto sentire molto in avanti, perché? Perché ha giocato alto a destra spesso. Quindi qui dovrebbe fare tutta la fascia, ma... ha le caratteristiche, per chi lo conosce meglio ci ha detto che comunque le caratteristiche ce l'ha. È stato pagato 6,5 dal Salisburgo l'anno scorso, e oggi varrebbe, almeno le richieste iniziali sono intorno ai 20-22. L'Inter non offrirebbe quella cifra, però lo sta seguendo e potrebbe trovarsi una via di mezzo, insomma sui 15-18 milioni potrebbe essere una soluzione, che non è costosissima. È un giocatore anche di gamba, giovane, su cui appunto Conte potrebbe poi lavorare. E eccole qua anche le presenze totali con i gol, 3 presenze anche in Coppa. E non lo so se qualcuno di voi sa qualcosa in più. Sono più forte io di Lazzaro, dice Marco, che ci scrive da casa, mentre Fim dice: a me l'idea Lazzaro piace, non tanto per il giocatore stesso, ma perché significa che stiamo guardando anche oltre i soliti noti. E vabbè, su questo sicuramente, cioè, non ha senso una cosa così, i soliti noti, cioè uno dei settori giovanili migliori d'Italia. Cavoli, non ne faccio giocare uno, vado a prendere questo qui che ha fatto 3 gol in 3 partite in Germania. Ma no, non ci dimentichiamo che tra l'altro che io non lo conosco. Un grande, no, non lo conosco, però, no, ma voglio dire, ha fatto 31 presenze, ha fatto 3 gol. Quanti, no, capito, casi... non fa la punta, deve fare tutta la fascia. Ho capito. Non è che lo prendono perché vedono quanti gol ha fatto. Io ho fatto 23 presenze, facendolo alla destra, ho fatto 6 gol nell'Inter, voglio dire. Ho capito, ma allora Barella, se vedono quanti gol ha fatto, un gol, fa schifo Barella, lo pagano 50 milioni. Io non capisco perché si vada, non è la prima volta, no? Si vada a prendere dei giovani, relativamente giovani, 23 anni, spendere quei soldi che poi insomma, cioè, ma son, e poi quando ce li abbiamo in casa 20, vabbè, sono pochi, no, 20 milioni, cioè 15 sono pochi. Non abbiamo un titolare avuto... dell'Inter 15 milioni, ma che titolare, perché lui deve giocare e Pinamonti no, perché non è so chi gioca, la parlavi prima parlavi di top player prima, adesso vedi questo qui come titolare. Ma allora forse non siamo, non ferma un momento, quest'anno l'esterno destro a 4 chi l'ha fatto? D'Ambrosio. D'Ambrosio, no, ho capito, allora D'Ambrosio va in panchina. Invece di prendere questo 15 milioni, faccio giocare D'Ambrosio che mi fa anche gol. Allora devi comprare un difensore, perché D'Ambrosio oggi è considerato, rivediamo la rosa del sì, D'Ambrosio e le sue panchine. Allora D'Ambrosio può giocare anche lì, però devi comunque comprarne uno, perché c'è un buco, o se gioca D'Ambrosio davanti dietro, o dietro se gioca D'Ambrosio davanti. Però Se D'Ambrosio lo metti al posto di Candreva, Lazzaro, no, c'è Ranocchia che può sostituire o Godin o De Vrij, quindi parti con 5 tu dici, eventualmente, oppure prendo un Primavera che possa essere in grado dopo 3 mesi di poter sostituire uno dei 5 che si fa male o che è infortunato e sta in panchina a guardare. Dici che una volta si gioca la Primavera, ma perché Alessandro, Napoli gioca con Alessandro terzino destro o Malquit o Isai, terzino sinistro o Gulam o Mario Rui, perché non mette un Primavera Ancelotti? Non mette Pasquali, perché la Juve gioca con Spinazzola, vabbè, Alessandro, Michela, con Canzoni. Il settore giovanile del Napoli fa anche ridere, con quello nostro, quello nostro, nei primi 4 di Italia al top del top. Il Napoli nel settore giovanile non investe, Michele, fammi parlare a me, hai parlato tu 45 minuti. Non ti faccio detto parlare, una ma dico, stiamo andando su un tema che non c'è. Vabbè, chi è che lo decide? Non posso dire una cosa che voglio dire. No, tu, sto dicendo. Cioè, non ho detto una parola in 20 minuti, fammi dire una cosa. Ma non ho detto che non la puoi dire, sto dicendo ad Alessandro il discorso che mi sta portando sul fatto Lazzaro non lo conosco, quindi mettiamo D'Ambrosio. Io non sto dicendo quello che voglio. Una volta che è stata stabilita la strategia. Cioè, noi non facciamo i dirigenti dell'Inter, la strategia è quella, quindi parliamo della strategia. Allora io dico, no, a me non piace il 3-5-2, non piace Conte, parliamo. Siamo qui un'ora e 50, ci sarà il momento in cui un ospite vuole dire la sua di una cosa che magari non è il filone che stiamo seguendo, no? Cioè, perché non avete la possibilità di dire la vostra, facciamo la polemica su quello che si può dire. Adesso mi inizierà a scrivere, Michele, fai parlare gli ospiti. Che fai come vuoi, parla tu, cioè, io no, sto qua e se osservo. Ma no, ma l'ho detto di. Osservo tranquillamente. Sto dicendo di. Di la tua. No, no, ma Lazzaro, allora seguiamo Lazzaro, quello che volevi dire, fammi una domanda tu allora, dimmi. Stiamo parlando dell'esterno destro. No, allora facciamo un altro. Facciamo dire a Claudio quello che volevi. Fammi le domande, allora fammi parlare, poi rispondo alle tue domande. Non mi ricordo neanche cosa dovevo dire. L'esterno destro stiamo parlando.
Non mi ricordo cosa dovevo dire. No, allora facciamo, chiudiamo. Dai, tutto. Su, dai. Sono partito io dicendo questo qui non lo conosco. Sono andato a vedere quello che c'era scritto e su 31 presenze ha fatto 3 gol. Allora dico, è possibile spendere 15 milioni di euro per un giocatore con queste caratteristiche per giocare nell'Inter? Marotta Ausilio sì. Per l'amor di Dio, allora ma io sto, è una domanda la mia che mi faccio. Allora io, per come conosco io questo tipo di ambiente, come conosco io l'aspettativa di tanti tifosi, uno che io non lo conosco, che ha questi requisiti, lo guarderei bene prima di dire di sì. Poi è chiaro che se l'Inter lo prende perché avrà mandato 27 volte a vederlo, andranno sul sicuro. Su questo è un altro tipo di discorso, per amor di Dio. Infatti io poi chiedo quello che sapete, non quello che non sapete. Cioè, se voi dite anche io non l'ho mai visto giocare. Quindi io mi fido, col Salisburgo, ma una partita. Cioè, ho messo un punto di domanda per questo caso, ecco, punto. Poi io, loro... Siamo qui a... Da casa poi iniziano No, da casa devono stare calmi. No, però hanno ragione, perché uno fa... ce ne andiamo a dire, allora giochiamo con la primavera, allora mettiamo Zappa. Ma che me ne frega di quello che dico a caso, sono qua, dico quello che voglio io, poi... No, che c'è? Posso dire quello che voglio. C'è il tema, però... Non è che devo stare a ascoltare quello che dico. Il tema è che l'Inter non gioca con i primavera, perché si vuole rinforzare. E appunto, il discorso che stava facendo Sandro, che poi io ho seguito, è dire ci rinforziamo con un giocatore, andiamo a prendere il campionato austriaco a 23 anni, a pagare anche 15 milioni. Gioca in Bundesliga. Gioca nell'Hertha. Ah, vero, hai ragione, scusa, è partito da... Vabbè, insomma, giocare in Bundesliga è già altro livello, un Hertha che comunque non è che... Cioè cos'è? Non mi sembra abbia fatto bene quest'anno l'Hertha, comunque... Cioè quello che io volevo dire, poi tu hai detto Napoli non li fa giocare. Chiaro che Napoli si sta parlando di una società che storicamente non ha mai investito nel settore giovanile. La Juve era un esempio, ho detto la Juve e il Napoli, le prime due in classifica. Beh, la Juve insomma almeno la Juve in questi anni ha vinto qualcosa, anche se non ha fatto. Ma non mette primavera. Se non ha fatto. Beh, insomma, Kane lo sta facendo crescere bene, 17-18 anni. Sì, Claudio, solo Kane però pensaci bene perché è grande. Insomma, almeno uno, noi neanche uno. Dice, in anni in cui avremmo potuto farlo, quello che con te. Allora io dicevo: ma Kane è un fenomeno come Balotelli, perché quando è uscito Balotelli vedremo se è un fenomeno. Comunque, vabbè, fenomeno nel senso. Stavo appunto dicendo che mi farebbe piacere, insomma, che magari al posto di pensare di andare a prendere giocatori come quello che ha menzionato prima, relativamente giovane, si dà la possibilità. Non capisco perché magari questo si pensi di poterne andare a prendere 15 milioni e invece non si pensi magari di poter inserire bene Pinamonti, ad esempio. Questo perché, volevo dire. Perché Pinamonti è l'attaccante. Al di là dei ruoli, Michele. Ruoli, è un concetto che sta parlando. Però non avete seguito il discorso che ho fatto prima. Perché? Perché nella rosa ci sono dei vasi comunicanti sia di numeri di giocatori che di soldi da spendere. Sì. Quindi se l'Inter ha, non so, la possibilità di prendere Chiesa, perché tutti vogliono Chiesa, d'accordo tu, però se prendi Chiesa non puoi più puntare al top player a centrocampo, perché è un vaso comunicante la spesa. Le risorse quelle sono. Così come il discorso di lista, se metti il giovane, lo metti dove c'è il buco, Pinamonti significherebbe fargli fare il quinto, come abbiamo detto prima, rivediamo la grafica col 3-5-2. E perché se arriva Lazzaro cosa fa il titolare? Sì, lo prendono per fare il titolare. Vabbè, siamo apposta allora. Che ti devo dire, Claudio? Cioè, questa è la possibilità dell'Inter di oggi. Vogliono prendere Chiesa, ma Chiesa costa 70-80. Forse non lo vendono proprio. La Juve gli offre 5. Dimmi tu un esterno a tutta fascia, perché gli altri nomi sono stati fatti. Danilo, gli hanno chiesto 25 milioni. Te lo dico io. Lazzari. Te lo dico io. Chi posso sostituire a posto di Lazzari senza spendere? No, Lazzari, quello della spalla, dico io. Lazzaro. Forse ancora Napoli ha preso Di Lorenzo. Di Lorenzo è un grandissimo acquisto. 10 milioni ha fatto un grandissimo acquisto. L'Inter tra Di Lorenzo e Lazzaro, che hanno più o meno gli stessi costi, pensa che Lazzaro è meglio di Di Lorenzo, ma questo lo pensano Ausilio e Marotta. Quindi criticate però Ausilio e Marotta, non me, che io sto raccontando quello. E tu l'alternativa chi vorresti mettere? D'Ambrosio. Ah, sì, e quindi prendi, eventualmente prendo un difensore in più, ma D'Ambrosio. Però devo dirlo, non perché qui. Allora, l'unico estimatore di D'Ambrosio all'epoca di quando tutti gli dicevano di tutto a D'Ambrosio, era lui per la verità. Però secondo me l'Inter non parte con neanche il titolare. Ma allora partiamo da un presupposto. Sai benissimo che non è il mio giocatore preferito. È un giocatore che tu però dall'anima. Però
se io lo metto a fare l'esterno di destra, no? E con meno possibilità o di dover coprire, certo, sempre Torino fare il terzino, volte, ecco. Sì, sì. Secondo me invece dei 4-5 gol Marini fa anche di più, sì, questo che io dico, se devo andare a prendere e spendere 15 milioni per quell'altro che me ne fa 3, metto D'Ambrosio che meno me ne fa 6. Comunque avevo letto un messaggio di Nicolò, non tutto so adesso qui, dove è finito, che figlio ci diceva Nicolò, eccolo qua, Cereda, che dice: ho visto giocare l'Hertha a Berlino quest'anno con i giocatori che hai, già tanto che abbia fatto 3 gol e 7 assist, quindi lo vede bene, insomma. Vabbè, comunque, al di là di quello, io Lazaro fino a ieri che è venuto fuori, e tra l'altro no, non è che non lo conoscevo, col Salisburgo me lo ricordo, però non è che ne avrei parlato, ne ho parlato perché in questo momento l'Inter lo sta, è una notizia. Perché dici le bugie? Che cosa? Perché dici che con Salisburgo te lo ricordo? Io Salisburgo l'ho visto le 2-3 volte che ha giocato, non me ne ricordo uno a caso. Perché con la Lazio ha fatto un partitone il Salisburgo. Te lo ricordi, io no. Sì, ho capito. No, ho detto quella partita, avrei potuto dire lo conosco a memoria, ho visto tutta la Bundesliga, ti sto dicendo che non l'ho visto. E invece con la Lazio me la ricordo il Salisburgo. Però al di là di quella partita, non lo sto dicendo perché piace a Michele Borrelli, ma perché l'Inter lo sta seguendo. No, quindi sulla, diciamo, scaletta c'è le notizie del giorno, in cui c'è Lazaro, e noi poi diciamo ognuno la sua. Cioè, così, poi può funziona. Essere pure che hanno fatto poi passare un nome così. Cioè, no, ma dite che non vi piace. Non è detto che sia un nome veritiero. Ma io non sto dicendo che mica deve piacere per forza, sto dicendo però commentiamo quelle che sono le notizie del giorno. Ma, scusa, tra cui Lazaro. Allora, un'altra cosa. Queste notizie sono notizie della società o dei giornalisti? Rumors. No, notizie che lo stanno guardando stasera. C'è Austria, stanno giocando e lo stanno osservando. Oggi gli amici, i colleghi di FC Interviews hanno sentito il suo agente che ha praticamente confermato del forte interesse. Però poi anche per Danilo c'era il forte interesse, anche per De Paolo c'era il forte interesse, anche per Bergwijn c'era il forte interesse. Ma poi una cosa è l'interesse, una cosa è poi per Moses. Adesso mando un messaggio a Delio Moro. gli dico, lo conosci? Che lui fa l'osservatore. Sì, l'Inter quando ha preso Skriniar non gli davano una lira a Skriniar. Sì, poi è diventato... Ci hanno preso in giro. Skriniar ha fatto un campionato alla Samp, però... Sì, però ci hanno preso in giro su Skriniar. Ti ricordi che il giocatore quanto è costato? Perché quando ha preso Maicon a 6 milioni dal Monaco all'epoca, mica si diceva grande Maicon, o Giulio Cesar dal Flamengo, credo che diceva Giulio Cesar. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Esterno di sinistra. Sull'esterno di sinistra la questione è, secondo voi Perisic può fare quel ruolo? Tutta fascia. E soprattutto alla fine lui che cambia procuratore e va alla Doyen Sport, è perché la sua priorità è sempre quella di andare in Inghilterra, quindi dipenderà dall'offerta, oppure che, non so, arriva Dzeko che è un suo grande amico, c'è Brozovic, con Conte l'Inter può lottare anche per vincere, cioè come pensate possa andare a finire quel discorso, Claudio? Andrà dove gli converrà andare, dove gli daranno più soldi, e certo funziona così. Però lo vedi bene lì? Lo può fare? A me piace, io spero che resti, secondo me è un giocatore che quando un giocatore di quel livello, come abbiamo parlato di Perisic, di Milinkovic-Savic, hanno dei cali così è perché c'è qualcosa che nel dietro le quinte non va, o perché magari prima c'era il problema cardio, perché magari l'anno prima se ne voleva andare. Non sono casuali, cioè dei periodi così lunghi in cui si hanno dei cali di forma. Secondo me lui adesso, forse se Riccardi se ne andrà, si sente più integrato, sta meglio, perché dei problemi c'erano sicuramente, io spero che rimanga. Ma in questo tipo di mercato è inutile dire vuole stare all'Inter perché arriva Conte. Al 95% se ne andrà dove gli conviene andare. Però insomma, visto che l'Inter gli può offrire un bello stipendio, ancora 3 anni di contratto. Non sto dicendo che lui Nainggolan e Icardi sono i tre che guadagnano di più nell'Inter. No, non sto dicendo che se ne andrà per rimarrà all'Inter se avrà sì, ma infatti lo teniamo già un bello stipendio e un programma che gli piace, se c'è qualcosa che non va se ne andrà. Dalle trattative, Alessandro, tatticamente secondo te Conte, che è uno che richiede determinati compiti al terzino tutta fascia, cioè non è più Perisic come è stato fino ad oggi, cioè il suo ruolo preferito alla sinistra col terzino dietro, cioè è vero che corre molto anche all'indietro. Però faceva tutta la fascia comunque lui. Sì, ho capito, però è un sistema di gioco diverso. Sì, in questa condizione magari invece di fare gli 80-90 metri magari ne fa qualcuno in meno, in modo che quando è lì davanti sia un po' più lucido e incisivo sia in fase realizzativa, perché quest'anno mi sembra abbia fatto 5-6 gol, 2 su rigore,
campionato parlo sempre. Sì, sì, due sul rigore. Ecco, sei gol più due sul rigore, ma uno come lui, adesso magari giocando con due punte può fare un po' più l'assist man che non il goleador, però uno come lui 10 gol me li deve fare se vogliamo diventare competitivi. Ma anche in quel ruolo lì? Perché sì, anche in quel ruolo lì, perché comunque c'è un difensore dietro, al limite Nainggolan e lui si alternano un pochettino. Che tra l'altro ricordiamo che sia Godin che Skriniar potrebbero anche invertirsi rispetto a quelli che noi abbiamo fatto, perché Godin anche può giocare sul centro-sinistra, così come Skriniar, mentre De Vrij dovrebbe essere magari in certe partite si possono alternare, perché magari c'è l'esterno di destro che ha caratteristiche un po' più difensive, e a Samoa comunque è uno che l'ha sempre fatto anche con Conte. Oggi proprio ha parlato a Samoa e ha detto: Conte è diverso da Allegri, Allegri magari ti prende in disparte, parla con i giocatori, invece Conte dice sempre in faccia tutto tutti. Ed è uno che comunque, quando ha detto avevamo vinto il campionato, voleva fare tutti i punti disponibili fino alla fine, quindi è uno che è così. Come metodi. Se leggi la biografia di Pirlo, vedi cosa combina durante negli intervalli tra il primo e il secondo tempo, quando la squadra non ha giocato come dice quindi lui. Quindi da quella parte, se resta Perisic, c'è Samoa, per esempio, uno può dire prendiamo, tanti tifosi dicono è forte Alonso, è forte Emerson Palmieri, è forte questo e quest'altro, no, perché lì i posti sono occupati. Anzi, devi vendere D'Albert. Non è neanche titolare fisso nella sua squadra. Sì, ci sono Alonso, Emerson, Palmieri proprio nel Chelsea, che tra l'altro non può vendere perché... Però lì D'Albert sarebbe da vendere, perché altrimenti è uno... Lo daremo in Ligue 1, è l'unico posto dove lo possono comprare. Anche l'allenatore del Borussia Dortmund, che l'ha allenato in Francia... Pure lo vuole. Oppure lo accompagniamo io e Claudio, però insieme, a bilancio ancora per 15 milioni. Appunto, quello è il problema, perché so che ti devono dare 15 milioni. Oppure un prestito con obbligo di riscatto, che in qualche maniera. E c'è da dire anche che il Cagliari, a sorpresa, se non riscatto, non tiene Luca Pellegrini, potrebbe essere interessato. Potrebbe essere tra quei giocatori, o Di Marco. Se ce lo riconosce come 15 milioni nel pacchetto, no, quello no, sarebbe un prestito. Oppure c'è Di Marco, che è anche un altro che potrebbe andare al Cagliari. Però Di Marco, Luca Pellegrini è meglio tre volte di questo di D'Albert. Io l'ho visto anche oggi prima di venire via, fa anche mediano adesso, non solo l'esterno di destra e basta, cioè di sinistra, cioè, poi c'è un carattere cattivo, rognoso, cioè io è un giocatore che prenderei nella mia squadra. Pellegrini. Più di Lorenzo Pellegrini è anche bravo. No, l'esterno. Sì, il terzino della Roma. Allora andiamo all'argomento scottante, perché abbiamo detto, ricapitoliamo, rivediamo la grafica campagna acquisti. L'Inter deve prendere due difensori se parte Miranda e uno l'ha preso. Almeno due centrocampisti, perché Barella sarebbe il primo, un altro, se non tre nel caso in cui tra Gagliardini e Vesino ci saranno parte offerte, che al momento non sono prevedibili. Un esterno destro, perché lì oltre a Candreva ce n'è uno d'altro, anche Cedric a me un po' dispiace, non so voi... Cioè, per esempio, aveva fatto Benino lo voleva anche Conte al Chelsea quando era a Southampton. Voglio dire... Spalletti non lo vedeva, cioè non l'ha fatto. Però con Conte, Claudio, Cedric, sa crossare, è veloce, perché no? Cos'è? 11 milioni. Sai, bisogna anche capire poi i conti che ha fatto la società, cioè a un certo punto magari ha detto, sapevano già, lo ritiene top. Quando sapevano già di non riscattarlo, ha smesso di giocare. Ovviamente lo sappiamo tutti, non è soltanto quello che si fa sul campo che determina. Sì, però dico qui, se stiamo parlando di Lazzaro. Ah, se si guarda al campo, potenzialmente iniziato bene, per l'amor del cielo. Se io dovessi scegliere tra lui a 11, Lazzaro 15, terrei lui, almeno è un giocatore che ha giocato alti livelli. Ha giocato in Premier, quindi... Ha giocato in nazionale, in nazionale portoghese. Però sai, dietro giri di mercato e perché certi giocatori giocano o non giocano, perché arrivano o non arrivano, ci sono sempre dei motivi difficili da capire dall'esterno. Gestionare. E qui Salvo che dice, noi parliamo di Perisic e Real ufficializza Sand. Ho capito, Perisic ha sempre fatto una finale del campionato del mondo, non ci buttiamo troppo Il Real ha vinto la Champions, non mi sembra, cioè, ha fatto pim pum pam e poi dopo alla fine... Ma voi immaginate che chiude il mercato e abbiamo ancora Icardi e Perisic? Rivoluzione, dice Manuel. No, infatti stiamo dicendo... Tutti rivoluzionari. Allora, rivediamo un attimo la grafica con i colori, perché il giallo... vuol dire incerto, cioè incerto. Dipende dalle offerte, quindi non è che si cede a prescindere, l'abbiamo detto. Allora dicevamo, l'attacco Dzeko, perché Keita non è stato riscattato, che accontenta anche Conte per le caratteristiche, e poi l'ultimo acquisto è l'attaccante se parte Icardi.
Anche oggi ha parlato Wanda Nara, un'intervista a un giornale francese, dicendo: se il problema sono io, posso anche, se lui me lo chiede, non è quello il problema. Allora il giocatore continua a dire, ormai l'ha detto e rimane quello, io voglio rimanere. L'Inter però a questo punto, no, mi sembra chiaro che l'obiettivo principale, altrimenti avrebbe potuto fare già un rinnovo o dire no, resta e poi si vede. L'obiettivo principale è venderlo. Come se ne può uscire da questo, da questa situazione di stallo a questo punto? C'è un contratto per altri, due anni. E certo, se rimane, secondo me lo devi rinnovare, se no veramente rischi di andare poi nell'ultimo anno, l'anno prossimo. E soprattutto se rimane, secondo me lui ormai non chiede garanzie, cioè lui è disposto pure a dire sì, me la gioco in questo caso con Dzeko, non ho problemi a fare, magari a giocarmela, eccetera. Il problema è però iniziare una stagione tutti convinti di quella che deve essere la rosa, il gruppo, i famosi comportamenti, eccetera. Cioè, iniziamo di nuovo una stagione non avendo chiarito alcune cose. Secondo me sì, può rimanere se si chiariscono i discorsi, se prolunga il contratto, se la gente diventa, insomma, gestibile. Come si risolve, vi chiedo? Guarda, io penso che Antonio Conte sia una persona estremamente attenta alle sfumature relative al fatto di riuscire a remare tutti nella stessa direzione. Come calciatore è sempre stato uno che ha creduto molto nell'idea della squadra, si è sempre messo a servizio, era il vessillifero dell'utopia dei suoi allenatori. Come allenatore è uno che esige rispetto, lo dà ma lo esige. E l'ha detto anche nell'educazione, rispetto, educazione, rispetto e cuore. Appunto, sono le tre cose che lo caratterizzano, ma soprattutto il rispetto. Cioè, allora, lui, sapete come ha liquidato Diego Costa, che è un grandissimo giocatore. Perché tecnicamente... Vabbè, però Icardi, se avrà un colloquio, dirà sì, esatto. Io mi metto a il problema è che Antonio Conte deve avere la netta sensazione che questo non sia un teatrino, cioè non sia un gioco delle parti, come la commedia dell'arte francese, perché Conte non è molto disposto a tollerare. Perché a differenza di Spalletti, che sappiamo... Spalletti è anche stato rigido. Sì, però lui comunque... Anzi, Spalletti dopo i Terempoli all'ultima giornata ha fatto capire che lui non sarebbe proprio più tornato indietro. Sì, l'abbiamo capito. Decisione. Sì, però diciamo che lui comunque lo infarciva di alcune forme filosofeggianti. Antonio Conte non è molto predisposto a questo tipo di atteggiamento, per cui lui, se capisce che Icardi non è nelle condizioni di dare il 100% per il progetto, perché il gioco del calcio è un gioco di squadra e non è non è uno sport individuale, perché le persone spesso questo dimenticano, il gioco del calcio è uno sport di squadra. Allora, se lui intuisce che questa roba non è del tutto nella testa del giocatore, Antonio Conte è il primo che dice: beh, trovateli una squadra, perché so qua non... Vabbè, ma trovategli, l'Inter può anche essere già in quest'ottica di idee. Sì. Il problema è trovato la squadra, ma poi se lui non accetta, come si fa? Allora, io voglio capire una roba. Icardi... Allora, voglio sentire ovviamente anche io, Claudio Alessandro. Io, rispetto a questa storia del coltello dalla parte del manico, che mi sembra di parlare con lo chef Tony, no? Quello che... Cioè, invece stiamo parlando di calcio. Si avvicina... Sì, no, perché varie volte ho sentito dire... Allora, andiamo al Conquibus. È vero che l'Inter ha comunque una situazione in cui deve trovare la squadra, deve avere l'ok da parte del giocatore. Però è anche vero che se Icardi resta nell'Inter e magari non ci sono le condizioni per che sia al centro del progetto, Icardi rischia, dopo due anni all'Inter di quel tipo, di essere un ex calciatore. Cioè, nella serie, cioè, se lui comincia ad andare ai margini del gruppo, guardate che non è vero che fra due anni lui avrà il grande ingaggio nelle grandi squadre. Questi sono film che hanno in testa quelli che non conoscono il mercato del calcio. A lui non interessa il suo ingaggio e il suo futuro, a noi interessa l'Inter. L'Inter che fa? Se Icardi non accetta, l'Inter va comunque a prendere il suo attaccante top. Io mi augurerei che il giocatore capisca. Però attenzione, se prende l'attaccante top, ti metti nelle condizioni di non poter spendere negli altri ruoli, perché se non c'è Icardi, prendi l'attaccante top, la spesa aumenta, non incassi. Allora, io penso che quando una persona non si sente gradita in un contesto, lo so, però dovrebbe fare la scelta. E vabbè, allora vuol dire allora che non è una persona che ha una capacità di esprimere una maturità intellettuale, perché qualsiasi individuo che ha un approccio sereno nei confronti della realtà, capisci? Me ne vado. Una situazione del genere, come la risolveresti? E io cercherei di convincerlo. E di convincere di trovare una forma di mediazione, no? Una negoziazione, se ci sarebbe necessario. Claudio, come se ne esce? Mi chiedo se mi fai parlare di Icardi, io sono 5 anni che ne parlo. No, capito, però... No, ma è per scherzare, per tu sei, dire... Tu sei Marotta, cosa fai? Cioè, ma Icardi, Icardi rimane se non ci sono offerte. La realtà è che comunque è un giocatore, secondo me... Ma questa... senza rinnovo? Aspetta, secondo me è un giocatore, questo è un po' come
la fine, no? La catarsi di tutti questi anni in cui questo giocatore, insomma, veniva visto come un top player, tutto quello che è. La realtà è che adesso, comunque, pur prendendo un ingaggio, cioè una squadra che adesso penso gli possa dare 5 milioni, che comunque non è un ingaggio da top player, un prezzo relativamente accettabile. Io credo che Jovic è stato pagato 60. Io credo che a questo punto, se l'Inter gli dessero 60, lo venderebbe. Se non sono 60, sono 65, magari qualche bonus dentro. Io credo che rimarrà soltanto se non ci saranno delle effettive offerte, e purtroppo è possibile che lui, ovviamente, se ci fosse un'offerta anche di 10 milioni del Southampton, magari non ci vorrebbe andare. Ma qui il problema, infatti, Claudio, sembra che sia più questo, non che no, non ci siano offerte, lo so. Ma offerte che lui non ritiene superiori. È chiaro che lì ha parlato anche bene Enrico della mentalità, della personalità di questo giocatore, un giocatore che comunque si è anche messo in questa situazione, non è soltanto colpa dell'ambiente, degli altri o del club. Lui si è messo in questa situazione, dovrebbe essere umile abbastanza di andarsi a prendere il suo l'autostipendio dove gli viene offerto. Se va in Premier League al Southampton, sto facendo ovviamente degli esempi stupidi, o se va, che ne so, al Valencia in Spagna piuttosto che all'Hertha Berlino, sì, no, soprattutto l'Italia è la possibilità principale. Italia dove può andare? Adesso si sta parlando di questa Juventus, sì, ma sta parlando di questa Juventus. Io non lo vedo la Juventus, cioè non lo so. A Napoli magari lo vorrei per sostituire Higuaín. Non so se la Juventus si metterebbe in una situazione così, cioè questa agente, che poi agente non ha mai fatto niente, forse ho guadagnato più io facendo l'agente che lei, perché non ha mai fatto niente di concreto come agente. Non credo. Forse. No, è l'unico giocatore, giocatore che ha avuto. Ha chiesto cosa ha fatto? Cosa ha fatto con Icardi? Per esempio, che soldi ha preso con Icardi, Sandro? Quanto guadagni, Carlo? Secondo me 5 milioni. Ha fatto. Cosa ha fatto? Vabbè, però non ci è una stupidata, ma non ha fatto niente. La Roma, per esempio, Claudio, se ti dà El Shaarawy, Dzeko, Kolar, cioè se mette un pacchetto di giocatori, tu come Inter diresti di sì. Il problema è che, però, se lui dice alla Roma non vado, torniamo al punto di partenza. È chiaro che lì si va. Non ha voluto giocare anche per 2 mesi, poi dopo è rientrato e ha fatto quello che ha fatto. Cioè, forse questa sua linea di credersi un po' sopra le parti, di poter dire faccio o non faccio, non li ha mai. Ma quindi tu come società saresti disposto anche a dilapidare? Ma non è più un capitale, non è. Quindi tu non l'hai già ritenuto per perso? Sì, cioè non è un capitale, non è più un capitale di prima. Fatto bene possa rilanciare la quotazione. Deve cambiare tutto, lui deve cambiare personalità, deve cambiare questa persona. Comunque ancora oggi è lì a parlare di cose all'equipe, pur dicendo che se ne sta zitta. Comunque è un giornale tra i più importanti d'Europa, è lì a parlare. Però con l'equipe, mica con... No, però oggi non ha detto... Sì, la VO du Nord. No, però non mi vedo che questa coppia cambi così tanto, cioè che lei si faccia totalmente da parte, che lui... Non me lo vedo, secondo me è qualcosa veramente di rotto. Ma perché non si affida a un bravo procuratore? Hai detto prima tu. Un bravo agente. Ormai è diventata... Ma come Balotelli con Raiola, uno come Balotelli ho capito, ma Balotelli non ha Balotelli è una persona intelligente. No, ho capito, però Balotelli non è andato a finire nella stessa situazione. Cioè, mettetevi un po' una volta ogni tanto anche. Cioè, allora lì ce lo raccontava ieri alla festa di Paolo Nerazzurro Alessandro. E quella è una chiave, perché anche altri, oggi ne ha parlato un altro agente anche. Cioè, il rapporto che si è creato in quel caso tra marito e moglie, cioè, non è come tra un giocatore e un agente, perché nel momento in cui devi dire tra il club o la moglie, cioè tu agli occhi esterni difendi sempre la moglie. Ma tu non dovevi arrivare a quel punto. Ho capito, ma ormai siamo in questo punto. È come non avere le amanti nei posti di lavoro, una regola base. Ragazzi, se non la rispetti, sei un pirla. Non ti arrabbiare. No, io mi arrabbio. Non devi arrivare a quel punto. Però l'hai sempre difeso tu, Enrico. Se non mi ricordo quante dispute abbiamo avuto noi. Cioè, sicuramente. Questa era una situazione che... È successo di tutto. No, infatti, però... Io non potevo accettare quello che è successo. Ma è una situazione... Ma pare che continuare a definire
finire la gente, secondo me è una costruzione. Sì, anche perché ci sono anche altre persone che comunque a parte che ci sono altre persone che tra l'altro conosco, a parte che come agente lei non ha cosa fatto, forse ha chiesto un aumento di stipendio che mi sarei Alessandro, preso. Alessandro, ci vuoi ripetere magari per chi non era ieri sera, Paolo non ha seguito, anzi forse l'hai detto fuori dall'intervista nel video, cioè quello che tu ci raccontavi, cioè oggi Wanda Nara ne ha parlato anche con il giornale francese, cioè il legame che si è creato particolare con i Cardi, cioè dice come è iniziato, perché ti sei occupata tu? Dice no, perché all'inizio lui era un ventenne che però mi ha fatto capire che non voleva una storiella ma voleva una storia seria, cioè io l'ho visto sempre come uno di 40 anni in un corpo di un giovane, quindi si è creato quel rapporto così forte che le sue cose ha iniziato a dire no, tu che ne pensi, tu che faresti? Ah no dai, continua tu perché io mi fido ciecamente di te, e quindi un rapporto di... però sto parlando io, vorrei che lo spiegassi tu perché hai conosciuto un po' a Genova com'era l'inizio del loro... la fiducia reciproca che raccontavi. No. Allora, lui era un ragazzo che giocava a Primavera e poi è andato subito con la prima squadra. Dalla Samp arrivò al Barcellona, dalla Barcellona arrivò alla Samp. Sì. Argentino, e mi sembra che fosse qui da solo. E un'altra famiglia argentina era invece quella di Wanda Nara con il marito. No, per cui spesso lui era un amico di famiglia all'inizio, di famiglia. Vabbè, spesso era a casa loro, invitato da loro, come per dire ti diamo noi una mano a crescere in modo da non essere da solo ad affrontare vai al ristorante quindi prima solo. Era lui nella situazione un po' più diciamo difficile, e gli ha dato una mano. Poi dopo si è trasformata perché è rimasta lei. Perché dopo loro si sono divise, è rimasta, lui si è affezionato a lei, lei a lui, e si sono messi insieme. E poi è iniziato anche il rapporto lavorativo. Sono cose che succedono, tra l'altro. Io sui sentimenti, Alessandro, sai, anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha sposato in seconde nozze l'ex moglie del suo migliore amico. No, ma non sono questi. Cioè, allora, che poi ha mandato a Barcellona. Però voglio dire, a me non interessa, io sono laicissimo, per carità di Dio. A me sarebbe piaciuto che il ragazzo, perché siccome io ci tengo a dire, a me il calciatore Icardi, lo voglio dire agli amici, piace da matti, cioè io sono uno di quelli che quando ha fatto determinati gol ho esultato con tutto il cuore. A me sarebbe piaciuto che lui capisse, cioè, ma scusami, cara Wanda, tu sei mia moglie, forse anche per una questione di opportunità rispetto al mondo del calcio italiano, del calcio internazionale, è il caso che io mi affidi a un agente sportivo di quelli di un certo livello, da sport business. Secondo me una moglie che vuol bene a suo marito, e secondo me Wanda vuole bene a lui. Ma lei infatti oggi l'ha detto, avrebbe accettato. Però capito, cioè tu, qual è la prova più grande d'amore che puoi dare quando tutto il mondo ti sta criticando? Quello che ha fatto Icardi qualche mese fa, cioè dire, ti stanno dicendo tutti che tu non sei capace, e invece io ti do lo stesso la fiducia, capito? È un gesto... Ah, basta, ma non siamo anche stupidi di parlare. Cioè adesso non so se no, fa lo piacere. No, lo so, io volevo sentire Alessandro su lui cosa farebbe. Tu hai detto per te il No, ma non sto dicendo che non bisogna affrontare l'argomento che è anche divertente. Ma non si attendeva ad andare sta gente, basta. Cioè, intanto, aperta e chiusa parentesi, cioè, faccio vedere... Se si vuole... Fammi parlare, scusa un attimo. Volevo sentire... Se si vuole fare un salto di qualità, ma non soltanto sul campo, ma anche proprio a livello di mentalità, di club, quello che te racconta, questa gente se ne deve andare, questa coppia se ne deve andare, perché a mio parere, come ripeto prima, non è soltanto un cambio di qualità sul campo, ma un cambio di qualità a 360 gradi. E per me se ne deve andare. Tu Alessandro come la risolveresti? Claudio dice, per me io parto dal presupposto che ormai il patrimonio non ce l'ho più. Enrico dice... Meno, no, è un patrimonio... Finito. Enrico dice, io invece ho ancora speranza, cerco col dialogo di convincerlo a dire... Io invece sono di un altro parere, io cerco di convincerlo a prolungare e di venderlo tra un anno, quindi abbiamo tre opinioni diverse. Alessandro, tu invece cosa faresti se fossi Marotta, l'Inter? Io prima di tutto mi siedo con il mio nuovo allenatore e vedo un po' cosa ne pensa lui di Icardi come giocatore. Nel momento in cui mi dice possiamo anche farne a meno, allora si fa una strada. Se mi dice, secondo me è uno che mi può dare una grossa mano perché in fase realizzativa, perché nel mio stile di gioco, nel mio sistema, è un giocatore che potrebbe essere dispensabile, allora faccio un'altra strada. No? Se mi dicono la prima, chiamo Icardi e gli dico, senti, non rientri più nei piani dell'allenatore. In questo momento questa è la più probabile, perché se fosse stato il contrario non quindi, ci sarebbe quindi quasi... Quindi ci sono due alternative, o stai qui a fare la riserva e non giochi mai sostanzialmente,
no? O però due. Tu sei disposto, come diceva però, Claudio, scusa, a dire io ormai all'anno scorso, vi ricordate 110 milioni cosa si diceva? Bisogna rinnovare e togliere la clausola, perché 110 vengono e te lo portano. E invece ma, quest'anno parliamo tutto in modo opposto. Però parliamo, questo è parliamo chiaro, tempo su fuggi. Posso dire una cosa? Tutto scorre, Pantarei, come lo vogliamo dire, cioè quello è. Vabbè, ma allora, c'è stato qualcuno che però ha anche gestito male Conte, la situazione. Conte ha già firmato a gennaio. Quando è stato visto a, tu l'avevi in, visto in quel caso, vabbè, okay, secondo me aveva già firmato in quel caso. E secondo te, Sandro, sapendo già che aveva firmato, se non è stato gennaio, è stato febbraio, c'era già l'accordo e aveva già firmato, Spalletti lo sapeva, il gruppo lo sapeva, per questo l'hanno messo in quelle condizioni. La società si sarebbe comportata in quel modo, cioè se con un allenatore già dietro le spalle che già comincia a dare delle indicazioni, infatti, la società si sarebbe comportata. Però questa è un'altra chiave di lettura, questo è una grossa testimonianza a mio parere che Conte, come, ma non sto parlando di giocatore, non vuole quel tipo però di uomo. Però tu qui, Claudio, non credi alla versione che Spalletti ha ripetuto dopo Inter-Empoli? Cioè Spalletti ha fatto capire che lui era il capo del gruppo e a lui spettava anche una decisione del genere. Poi lui, Spalletti, ci ha detto dopo Inter-Empoli, siccome era però, ammetto, una decisione abbastanza importante, io ho fatto però conoscere alla società quello che era la mia intenzione e la società mi ha appoggiato. Chiedo, dico una cosa e poi chiudo. Poi ha cambiato idea. Dico una cosa e poi chiudo. Sappiamo bene che ormai. Cioè, tu no, dici invece gli allenatori che vanno a dire la verità davanti alla stampa. Ma siamo d'accordo. Non esistono quasi più. Però ma giustamente, già, perché ormai sono complesse. Sì, ma siccome era già quello che avevo raccontato io, lui è un tassello in più, però tu credi un'altra versione. Sono delle aziende. Spalletti sapeva già da gennaio-febbraio che non c'era più, lo sapeva, è chiaro che non va a dirlo. Io mi baso di più sulla mia logica, sull'interpretazione dei fatti, seguendo quella che secondo me è una logica, non quello che viene detto da Spalletti o da chi, insomma, ovviamente fa la sua parte. Secondo me, sapendo già che Conte, cioè pensando un attimo, riflettendo sulla situazione, non ha firmato adesso, ha firmato gennaio-febbraio, quando si diceva avrebbero... Si sarebbero comportati così se Conte avesse puntato sui Icardi, cioè secondo me quella è già una testimonianza. Ma infatti io non sapevo il fatto che lui avesse già trovato un accordo a gennaio-febbraio. Sicuramente. No? Non lo sapevo questo. Ah vabbè, aspetta, però non lo sapevo. No, non si sa. Questa è la missione di Claudio. Sono mie intuizioni, cioè sono mie idee. Base a loro due, io non lo sapevo. E quando si parlava di Icardi dicevo Icardi, la società lo chiama in sede e gli dice il perché di un certo tipo di comportamento, al di là dell'allenatore, perché poi non è l'allenatore che ti paga, sono io società che ti riconosco lo stipendio di mese in mese, e quindi nella mia società voglio che tu ti comporti in un certo modo, certo, no? Altrimenti trovati un'altra squadra, grazie per quello che ci hai dato, da questo momento in avanti vieni, ti alleni, perché io sono obbligato ad allenarti, a sabato te ne vai a casa, vai in vacanza. Potremmo vedere solo a fine mese, perché sì, magari sì, sarà a fine mercato Dio, cosa succede, però hai ragione, ci sono tante interpretazioni, nessuna è sbagliata. Però mi chiedevo, ma perché non interviene la società? Probabilmente è intervenuta, però non si sa, perlomeno io non sapevo, e si è comportata in un certo punto modo. Che la società, non c'è una società, perché arriva Marotta il 13 dicembre, Marotta non è il numero 3, il numero 5, il numero 7, è il numero 1, che però non può entrare e dire... Faccio così quello che vuoi, perché la rivoluzione. Così a metà stagione. Qualsiasi organizzazione si fa così, insomma, si va tranquillo. E quindi adesso inizia sempre più ad avere la sua capacità. A questo punto la situazione è... Però Spalletti a febbraio, Claudio, ce l'aveva i pieni poteri nello spogliatoio, anche se sapeva di andar via. Sai che non lo so, Michele, se non comandava lui. Sì, però secondo me sapeva già che, insomma, erano i suoi ultimi mesi, magari la squadra lo sapeva già. Che lui avesse avuto, però secondo me se Conte non fosse stato d'accordo, ma a maggior ragione Spalletti, una volta che ha perso, almeno io l'ho raccontata parecchie volte questa, sia con Nainggolan che con Pep, proprio quando ha capito che con Marotta quasi sicuramente sarebbe stato il suo ultimo, ha iniziato a dire io faccio al 100% quello che credo per portarmi dalla mia parte i giocatori, mettendosi anche contro Marotta alcune volte. Contro Marotta a dicembre gli ha detto se ti dà una mano, Perisic ha detto che non doveva dire esternamente che era lui che voleva andare via, con Nainggolan ha detto che non era giusto metterlo fuori rosa. Se lo sa lui,
se lo sa lui. No, io non è che lo so, è una mia. Se lo sapeva l'allenatore, rumors. Tu pensi che i giocatori non sapessero? Infatti, è quello che dico. Sì, sui giornali. Rumors, abbiamo parlato. Cioè, infatti, Spalletti si lamentava di questo. A febbraio, sì, sì, che peraltro andava via. Ecco, e allora, era una possibilità concreta. E se è una possibilità concreta, è chiaro che i giocatori. Un nuovo dirigente. Beh, lo fanno fuori anche loro. Infatti, giocatori? Lo fanno fuori anche loro. Ma infatti, perché Sandro, vedi il calo che abbiamo avuto. Perché i giocatori, tra virgolette, sono un po' che stupidi. No, capito, però la questione, il caso Icardi, non è che nasce. Però, o almeno solo per questo, cioè non possiamo ridurlo al fatto che Spalletti andava via, nasce il caso di la realtà, forse no. Ne avevamo già parlato l'ultima volta che ero venuto qui, la realtà è che se diciamo questo giocatore non sarà venduto, sarà tenuto comunque contro voglia, contro il spogliatoio, a quel punto si può dire che la società ha sbagliato. Cioè io a febbraio. Infatti io non so come va a finire, ci possiamo aspettare di tutto. Se però questo giocatore rimarrà, ripeto, controvoglia dello spogliatoio, perché non c'è nessuno che concretamente lo vuole prendere, a quel punto mi sento di dire che la società in quel momento ha gestito male le cose. Claudio, la mia versione all'epoca era fare buon viso a cattivo gioco, magari anche con dei rapporti molto tesi, così cercare di tenerli. Però un giocatore che era lanciato, è vero, stava giocando male, ma da tre partite, era le prime tre di ritorno, le prime quattro, le prime cinque, ma nel girone d'andata aveva fatto 4 gol in Champions League, 9 gol in campionato, aveva fatto anche dei bellissimi gol. Cioè, se tu quest'anno avessi chiuso a 20 gol con la fascia da capitano, secondo me l'offerta da 100 arrivava in quel momento senza, tra virgolette, cuore o sentimenti o niente. Tu facevi la tua valutazione e guarda che se arrivava, perché il Real Madrid... Jovic lo prende, ma Icardi l'anno scorso era Jovic 3.0, 4.0, oggi no, oggi grazie. Se la società faceva questo tipo di comportamento nei riguardi di Icardi... Era difficile, perché c'era Spalletti che conquistava Icardi. Che manteneva il suo valore e gli altri? Perdeva tutti gli altri. Probabilmente oggi che ti danno gli altri? Perisic ci voleva essere venduto a 30, non vale ancora. Ferma un momento. Gli altri ti hanno portato in Champions. Ti hanno portato 30 punti nel girone di ritorno. E quindi se ne facevamo 20, non ci davi. Peggio di così era difficile. Gli altri non sono andati. C'è la Roma, non è andata. Un vantaggio di 8 punti il girone d'andata. Il Milan non è andato. Siamo d'accordo, però alla fine si è andato. Una rosa superiore. Però Michele era la realtà. Sì. Si è arrivato quarto dietro l'Atalanta. Ragazzo, ma l'Atalanta è una squadra fortissima. Come si fa veramente? Perdi l'ultima partita, sei fuori. Come si fa veramente? Appunto. Allora, abbiamo rischiato di andare fuori. Voglio dire, come si fa a capire veramente cosa sia successo? Cioè, veramente, ognuno può interpretarla a proprio modo, ma ci saranno... Vabbè, dai. Dentro lo spogliatoio. Faccio vedere anche questo, qualcuno ce l'ha citato, un giocatore che l'Inter ancora non ha completamente ufficializzato, però... Sembra che sia nostro. L'Inter perché ha preso i favori del giocatore che è Lucien Agoumet, cercato anche dal Barcellona, il Manchester City, in Francia dicono il nuovo Pogba. Io anche qui so show in League 2, ho visto in League 2. Mio figlio Niccolò me ne ha parlato benissimo, perché lui è appassionato di tutto quello che non è di italiano, di calcio francese, ma anche di NBA, di tutto quello e diciamo che forse manca un po' nel tiro, però davvero ha grandi qualità sia fisiche, tecniche, di visione di gioco. Ha 17 anni, un 2002. Preferisce l'Inter al Barcellona e Real Madrid? Sì, perché l'Inter non ci credo neanche magari è arrivato prima in questa rotta dei rapporti. L'Inter è una storia bellissima, ma non lo metto. L'hai giocato tu nell'Inter, il calcio italiano. Io ero scarsissimo. È il calcio italiano che non è a livello di quella. Ma che c'entra? Ma qui stiamo parlando di settore giovanile che lo può far crescere, che gli può dire anche tu ti fai la preparazione con Conte. Se lo prende il Barcellona, Agoumè, vai a fare la cantera. Vediamo per due. Ciao, cantero. Vai a capire come vengono pagati anche con i soldi che girano i genitori. Però c'è anche arrivare prima. No, ma io non c'è poi chiudere un accordo prima. Poi magari arriva qui, lo valorizza, lo tiene più in considerazione. Sono tante cose. Comunque, poi Milano è una bella città. Poi l'Inter li fa giocare tutti quelli giovani. No, magari con Conte. Sulla carta hai ragione. Sandro, anch'io la penso come te, però la realtà è che è arrivato l'Inter, gli dà 1 milione di euro, gli altri due si parla di 5 milioni perché manca un anno dalla fine. Io penso che gli fa subito un contratto, tre volte quello che gli fanno gli altri, e già finito il discorso. No? Giusto, però che uno
scelga in questo momento il calcio italiano rispetto a quello spagnolo, ma non a quello spagnolo del Valencia, quello spagnolo del Real Madrid o Barcellona, anche il Manchester City. Vai a capire cosa c'è dietro. Anche il Manchester City. Il Manchester City è già, dai, è già solo per i soldi, poi il campionato sempre, è quello che è. Io sono un tifoso pessimista, però insomma io penso che l'Inter in 3-4 anni possa essere tra i primi 10 club. Sì, sì, sì. Ma cioè, ho capito, ma un giovane che viene all'Inter a 17 anni non è che sceglie di non andare al Barcellona. Uno che ha 17 anni, che puoi fare da minorenne solo 3 anni di contratto, cioè se tu giochi bene, non firmi più i rinnovi, a 20 anni hai ancora tutta la carriera davanti, puoi andare dove vuoi. Poi magari hai visto in televisione Icardi andò via dal Barcellona. Icardi andò via dal Barcellona perché al Barcellona non c'era spazio, si voleva giocare con un falso però, perché si vede però, che gli altri erano più bravi di lui, lui non giocava, però ha preferito la Sampdoria al Barcellona perché lì ho capito perché se a Barcellona non gioca invece qui gioco, vado dove gioco, poi anche a come avrà pensato lui, però magari giocava più Sandro, io l'ho interpretata male Sandro, comunque io adesso per tornare ai discorsi di prima, questi ragazzi che poi insomma ho l'opportunità magari di lavorarci un po', due camerunesi comunque sono forse un po' più maturi rispetto ai nostri 17, cioè a livello proprio di personalità sì, cioè sono giocatori comunque che hanno un'altra mentalità, infatti la Francia ha fatto la sua fortuna anche su questi ragazzi. Tu insomma, sai, no, che sei nasci magari nelle balieu, hai la capacità di uscire dalle balieu grazie a quelle abilità. È una roba che cioè, mio fratello che vive lì. Poi vabbè, Caramò magari è un esempio con un carattere un po', però... Mio fratello che vive lì, che fa il corso di educazione in Francia ormai da 13 anni, è tornato all'estero, dice Enrico, ho avuto occasione di vedere delle persone che provenienti dalle balieu che hanno fatto percorsi all'università. Cioè tu li vedi che questa gente hanno, che hai ragione. Cioè c'ha la fame che avevamo noi negli anni 60 e anche scusate perché nella Ligue 1 visto che il campionato è più scadente degli altri almeno negli anche anni se vale scorsi, in termini di diritti televisivi più di quello italiano quello è pazzesco, è successo quello che poco alla volta è iniziato a succedere anche in Italia, perché noi in Italia non ci siamo mai voluti arrendere al fatto che la Liga ci aveva superato, che la Premier League ci aveva, e abbiamo preso sempre i 35 anni di nome, poi poco alla volta quando sei nettamente inferiore ad altri campionati inizi anche a dire forse è meglio se lancio un giovane che può essere un campione in potenza, quindi in Francia questa mentalità già ce l'avevano e giocano tantissimi giovani rispetto a noi, però adesso vedete che anche per esempio il Milan dell'anno prossimo, la Roma di questi anni, l'Inter se deve prendere in questi anni il 35enne di nome oppure deve andare su uno giovane che può diventare, va su uno giovane che può diventare, no? Infatti ha preso Godin che ne ha 33 caspita, dai. Ma perché adesso l'Inter una cosa così, ma perché l'Inter adesso è arrivata al passo successivo, che giovane c'è l'Inter? L'Inter adesso è arrivata al passo successivo, vuole raggiungere la prima, ma la Roma, il Milan, l'Inter di questi anni quante, per esempio con Milic, di questi anni chi ha preso di giovane, dimmi, per esempio Kovacic, Coutinho, Icardi, li hanno mandati via, tranne Icardi ma per sempre per esigenze di bilancio non ci dimentichiamo, ma non potevi più prendere Ronaldo. Noi abbiamo dovuto fare i conti con un bilancio, l'Inter quando prende una roba da mettere l'Inter quando capire, prende Ronaldo il fenomeno può andare a corteggiare, o quando fa la squadra del triplete Moratti prende tutti quelli mandati via da Real Madrid, Barcellona, e come li prende? Dice, tu quando prendi a Real Madrid 5 io ti do 10, quando prendi 8 io ti do 1. Adesso invece il monte ingaggi tutto dobbiamo tenere tutto sotto controllo, non dai, poteva più fare siamo questi discorsi bravi, di andare a prendere, adesso se riesce a farlo con Godin vuol dire che sta aumentando la capacità Anche perché noi dobbiamo sempre, Alessandro, pensare che il club italiano che ha vinto più coppe internazionali nel mondo, cioè il Milan, è in una situazione assolutamente negativa perché forse non ha capito che doveva cambiare proprio modo di pensare per riuscire a risalire. L'ultimissima domanda però su quel 3-5-2, l'ultimissima cosa su quel 3-5-2, se poi alla bastava fine che entrava quella traversa. Se poi alla fine l'Inter o va via Icardi o perché non spende in altri ruoli. Lo vediamo il profilo di Lukaku, che è sempre stato un obiettivo di Conte anche quando era al Chelsea e non c'è riuscito. Lukaku che ha cambiato anche agente perché gli piacerebbe un'avventura in Italia, non è titolare al Manchester. Il discorso di Dybala, ecco, se voi doveste dire una preferenza tra Lukaku o Dybala, che ha caratteristiche completamente diverse, su chi andreste? Mettiamo che poi alla fine si riesce a risolvere. Io andrei sicuramente su Lukaku, perché io lo apprezzo molto, lo ammiro, è un ragazzo che tra l'altro ha una storia bellissima, è un ragazzo nato ad Anversa, di una famiglia poverissima, ha rappresentato la leva per
portare tutta la sua famiglia in una condizione, diciamo, sociale migliore. Mi piacciono le storie come quella di Lukaku. Lukaku il fratello, no? Enrico gioca. Sì, sì, anche il fratello che gioca, però Lukaku tutta la vita si è assorbito anche delle cose poco belle. Claudio, tu che l'hai visto bene in Premier tante volte, forse sì. Anche in anni magari... No, ma almeno sì, quando giocava più nell'Everton. Prima mi ricordo che... Ma a me è sempre piaciuto. Ma è un po' in fase così, calante? Sai, lì è anche la testa, no? Ma è un giocatore da Serie A, il mio dubbio è quello. Sì, sì. Cioè, tatticamente fisicamente... non può soffrire... Vabbè, lì starà anche l'allenatore, insomma, un po'. Ha istruito giocatori anche più... anche Pelé, magari, in quel periodo del coso, perciò. Però è... tra Dybala e Lukaku io preferirei Dybala, insomma, per tu Dybala? Insomma, per tipo di giocatore dai, è tanti anni che non abbiamo un giocatore comunque e se ti dicessero, di quella qualità. Rinunci al grande, cioè al grande, nel senso che prendi un giocatore alla Kovacic come acquisto al centrocampo pur di prendere il grande attaccante, cioè per te la grande spesa è più giusto farla a centrocampo oppure il numero 9 perché Dzeko, Lautaro non è... Io sono d'accordo con Sandro che prima diceva che bisogna fare più gol. Più gol. Cioè Icardi comunque li garantiva, cioè Dzeko a me piace tantissimo. Io ho detto come prima, spero che Icardi se ne vada a quel punto lì, secondo me se se ne andrà Icardi. La cosa veramente che vorrei è un altro attaccante di grande qualità come l'anche Lautaro. Alessandro, ti piace Lukaku oppure Dybala si potrebbe giocare in un altro modo? Ma non lo so, Lukaku... Anche se Dybala dovrebbe accettare quelli... Cioè, il problema è che a me potrebbe anche piacere il giocatore, però in un contesto come quello dell'Inter, se vieni qui prende 11 milioni. Sì, no, prenderebbe magari un milione spalmando un po' di più anni. E gli altri? Poi oltretutto viene da una cultura diversa. Lo accettano tranquillamente, va bene, fa tre partite senza far gol, dicono, ma poi, sì, cioè, non è facile una gestione di Beh, anche se arriva Dybala che già guadagna 7,5 alla Juve, viene a chiederti 8-9. Vado a prendere quello dell'Atalanta, Zapata. Già però 8 più tra 8. Ne prende i 4, gliene dai 4, 5, è tutto contento. Poi gli fa giocare la Champions a Milano. Fa 23-24 gol. Sì. Però se il tuo allenatore preferisce molto di più, se lo preferisce allora prendi quello che preferisce. A te invece comunque li metti sullo stesso piano Zapata? Non lo so, quell'altro Zapata l'ho visto, è cresciuto qui, è diventato giocatore qui. E considerando invece le caratteristiche di Dzeko e Lautaro, cioè con Dybala secondo te si può completare l'attacco? Considerando che anche Dzeko e Lautaro possono fare la punta. Comincia a portare. Sì, allora, Dybala quest'anno non ha fatto benissimo, non so se è in una fase in cui sta un po' modificando il suo modo di giocare a calcio. Prima era un pochettino più punta, adesso viene un po' troppo indietro. O gliel'hanno modificato anche quella vita. O gliel'hanno modificato, cioè bisogna vedere un po' se ritorna ad essere Dybala quello vero. Allora a me piaceva perché è un giocatore vero, è uno che mi piace calcisticamente. Se è quello dell'ultimo anno... Torniamo al discorso di Cardi. Allora salutiamo un po' di amici su WhatsApp. Roby da Enna che dice: ma pure con Conte vinceremo il trofeo del terzo e quarto posto. Speriamo, no. Un po' ironico. Poi Samuele: leggo molti tifosi via Cardi se va via, parla insomma un po' dell'attacco. Dzeko può essere un vice, non sono giocatori da 20-25 gol. Lukaku, Dzeko, quindi no? Vorrebbe qualche nome un po' più. No, eravamo partiti da Alessio un 70 gol. Qualcuno li deve fare. Alessio Damassa, stavo vedendo la nazionale Under 20, ho potuto ammirare il nostro Pinamonti con una doppietta. Su Pinamonti abbiamo parlato, forza Inter sempre, un motivatore come Conte anche... sono sicuro che potrebbe fare benissimo un giovane italiano in coppia con Lautaro. Gabriele preferiva Mu a Conte, abbiamo parlato anche di Conte. Poi ancora, non pensate che ci sia da lavorare a centrocampo più che sugli altri reparti? Milinkovic Savic, dice Alessandro da Asti, completerebbe più di tutti i reparti. Io su Milinkovic Savic sfondi una porta aperta. Agumè, vedrai che da riserva addirittura porterà via il posto a Brozovic dopo due partite. Quindi c'è chi stravede per Agumè, Fabio da Bergamo. Brozovic, Vesino, Gagliardini, Barella, Petriccione, dice Eriksen, con questi sei centrocampisti vinciamo tutto da Lorenzo. Grazie e non Lorenzo. L'ha scritto Enrico. Ha messo Petriccione, ti ringrazio. Però ha messo anche Eriksen. Comunque, nome giusto per me è Tielemans, calciatore che ha illuminato il gioco dell'Leicester quest'anno, fa entrambe le fasi, disciplinato, lancia, tira, è molto bravo nello stretto. Fossi il DS, il mio top player sarebbe
lui, Marco da Milano, Verratti, che però non si sposta, l'ha ribadito, fuori classe dal tazzo tecnico. Che glielo fa fare? Sta lì, è illegale. Le cifre saranno alte, ma non credo proibitive, quindi anche lui giustamente sottolinea che i Griezmann e i Bale sono irraggiungibili. Il PSG magari dovrà mettere a posto un po' i conti, ma su Verratti non si spostano. Costanzo dalla Bolivia, lo salutiamo. Diego come Cruz, entra e risolve. Poi che super trio di ospiti e ci saluta tutti. Grazie Costanzo. Borca Valero può fare il primo sostituto di Brozovic se disgraziatamente Brozovic dovesse stare fuori un mese e mezzo. Borca come fa? E infatti su quello noi abbiamo detto proprio Borca e João Mario, che sarebbero i due in uscita e quello più Ivan da Torino, De Vrij a destra e Godin centrale. Godin è il più centrale tra i difensori centrali, non giocherà mai sulla destra. Ma De Vrij però è quello più regista, poi vedremo, sì, perché abbiamo detto Godin può giocare anche centro-sinistra, può giocare un po' in tutti i ruoli. Capisco che l'olandese sia quello che imposta, ma non per forza deve essere il centrale dei tre, Ivan da Torino. Guido da Prato, gli ultimissimi, sapete cosa realmente è successo con Icardi, ancora non mi capacito che siano state delle bischerate dette da Wanda a scatenare tutto. Noi sul canale trovate il 20 marzo la ricostruzione completa, dura 40 minuti, quindi con un po' di pazienza rimettete... E ci sono tutti gli episodi analizzati nel dettaglio. Dice rinunciare a un Icardi recuperato senza un'alternativa valida mi sembra una pazzia. Ovviamente Guido da Prato, se si rinuncia è perché poi si va a prendere un altro. Ma un confronto chiarificatore con Conte quanto ci sarà? Un saluto a tutti gli ospiti. Al momento non è previsto un incontro, anche perché Conte, e non ve lo diciamo, dai, non ce lo dico. La settimana prossima andrà anche lui in vacanza. Poi sulle chiamate, oggi non siamo riusciti perché come vedete gli argomenti erano tanti e magari la prossima volta apriamo i telefoni. Giovedì prossimo ci sarà Intermercato. Penso che la vicenda Icardi, dice Francesco, è stata gestita in modo pessimo, perché si poteva punire anche in un altro modo oltre alla fascia, mandandolo in tribuna piuttosto che fare quel tipo di umiliazioni. Per i motivi non ce li ha raccontati nessuno e io vi ripeto, il 20 di marzo c'è la ricostruzione sul canale. Poi se non vi fidate, vabbè, quello è un altro conto. Gaetano da Taranto, gli ultimi due, prenderei Milinkovic della Lazio forse, dice della Fiorentina, non so, forse preferite un altro, della Lazio. Lazzari della SPAL, Krunic e Disco in mediana, Dzeko e il Sharawi nello scambio con Icardi, Gaetano da Taranto. Lazzari è uno di quei giocatori di cui si parla, quindi Lazzari e Isco, vabbè, sarebbe veramente un top player Isco e fa parte di quelle occasioni che magari ad averne. Ciao a tutti da Emanuele da Tarquinia, notizie su Godin, non è ancora stato annunciato perché avala sempre, ora in Coppa America, ma Godin è stato preso. È stato preso. E Fabio da Bergamo chiude con l'Inter sta seguendo più piste per il ruolo di top a centrocampo, la scelta sarà una conseguenza di come si incastreranno le uscite, tipo João Mario per Fernandes, sì, in queste ore si è parlato anche di Bruno Fernandes, ma Bruno Fernandes quest'anno ha fatto 20 gol e lo vogliono praticamente in mezzo Europa, anche lui non sarà per niente facile. C'è Marco anche che ci saluta dicendo prendiamo Buffon per le coppe. E vai. Dice Berna sì perché è esperto e Inter Forever conclude sì nel perderle. Nel perderle. E vabbè, quindi è un siparietto finale. Vedo che tu perdi il treno. Sì, sì, io sono esperto, diglielo. Anche Alessandro, grazie. Saluto tutti. C'è hanno bisogno di centrocampista. Sì. Chi ci ricorda come le plusvalenze anche oggi l'hanno scritto. Abbiamo pubblicato proprio in questa notte, l'ultima serata, con Alessandro. Ieri eravamo all'Interclub Paolo Nerazzurra, in cui abbiamo fatto ancora una volta cercato di fare chiarezza su queste plusvalenze. Enrico ci conferma, non sono obbligatori. No, no, assolutamente. Perché loro vedono il bilancio e non la voce plusvalenza. Vabbè, il bilancio, però, il parere, continuiamo a parlare di plusvalenze, così facciamo tu puoi fare anche 100 piace. Milioni di plusvalenze, ma se chiudi a meno 100 il bilancio, che hai fatto 100 milioni di plusvalenze, non frega niente a nessuno. Grazie a tutti, siamo andati un po' di corsa, ma ce l'abbiamo fatta a toccare tutte le grafiche, tutti i temi, e li rivediamo in chiusura tutte e tre. Allora, la rosa dell'Inter... Eccola qua, con tutti i ruoli, se la regia me le fa vedere. Ti accompagna lui, poi ecco, questa è la foto. Scusate, perché se poi intervenite diventa con Godin, Barella, Dzeko, presi, e i vuoti dove deve arrivare un giocatore esterno e centrocampista. L'altra con campagna acquisti, dove vediamo gli obiettivi della stagione. Io sto dicendo la campagna acquisti, ma la regia non mi segue. Due difensori, due centrocampisti, un esterno destro e due attaccanti nel caso in cui parte Icardi. Questo invece è l'impianto di gioco, il 3-5-2, che abbiamo visto di più, che si vuole sviluppare con l'idea di Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter. Grazie a tutti, ci vediamo noi a interagire martedì, giovedì per Intermercato. Le video news tutti i giorni, quindi con tutti gli aggiornamenti, se volete mi trovate anche a 7 gol domenica e lunedì. Grazie a Silvani Regia, ma grazie soprattutto agli ospiti, Enrico Giangreco. Grazie, Enrico, un saluto a tutti, scappo se no perdo il treno. Grazie, grazie al mister Alessandro Scanziani, grazie. Grazie a voi. Grazie, ciao, a Claudio Segagni, a presto.
Diciamolo agli amici. Speriamo senza i cardi, fammi che dico. Diciamolo agli amici a casa che si preoccupano quando dice vi parlate, insomma. Io e te. Nel dibattito si parla anche sopra, non è che siamo... Ma io e Michele sappiamo già quando veniamo. No, ma non è che siamo nelle tribune politiche anni 80 dove ci si schiaccia, si fanno i tre minuti e si passa la parola, se no... Bisognerebbe. Là c'era Iader Iacobelli, qui non c'è Iader Iacobelli. Ci addormenteremo. Michele, quanto tempo è che vado alla trasmissione con te? 9 anni. Quindi abbiamo resistito 9 anni, non c'è nome senza 10. Grazie, Claudio Segagni, Alessandro Scanziani, Rico Gian Greco. Un caro saluto da Michele Borelli, buon weekend e sempre Forza Inter. Ciao.